Possiamo cominciare. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio ovviamente gli ospiti presenti, il Presidente della Regione Emilia Bonaccini, Francesco Vincenzi Niambi, Massimo Gargano, Ermete Realacci e Erasmo D'Angelis. Sono i presenti in questo momento. Io prima di cominciare di introdurre brevemente l'incontro di oggi, siccome l'incontro di oggi riguarda la gestione del territorio, la manutenzione del territorio, questo grande impegno che abbiamo di rimettere a posto l'Italia, io farei un minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto perché anche il terremoto fa parte delle vittime del terremoto e il disastro che è avvenuto fa parte del grande programma che abbiamo in mente di rimettere a posto il paese. Quindi inviterei tutti a un minuto di silenzio per le vittime del terremoto. Bene, grazie e spero non venga inteso come un elemento retorico, ma è importante in questa sede ricordare la cosa. Io andrei avanti e darei la parola a Massimo Gargano, credo, per l'introduzione del convegno e poi andremo avanti con questo. Massimo. Allora, grazie Mauro, buongiorno a tutti gli amici. Il mio compito è solo quello di collocare i lavori di oggi e dargli un senso e poi le figure che sono sul tavolo e tutti quanti noi insieme metteremo dentro una cornice un lavoro. E qual è il lavoro al quale vogliamo partecipare e come vogliamo parteciparci? Beh, dobbiamo farlo partendo da un assunto. Un paese che nel suo piano Italia 4.0 dimostra, no, di poter scegliere il digitale, l'innovazione, la nuova Sabatini per far cosa? Tornare a crescere. Quando chiede più flessibilità all'Unione Europea, perché fa questo? È perché indubbiamente c'è bisogno di risorse per, no, rimuovere un'economia, per rimuovere un'occupazione, per rimuovere una marginalità. Questi sono dei dati che indubbiamente con grande difficoltà possono essere messi in discussione. Dopo quell'evento, ricordato adesso, l'evento drammatico, Casa Italia è stato un altro segnale estremamente forte, no, di come si vuole reagire a una problematica forte, trasparente, netto. Casa Italia fa il paio, nel nostro modo di approcciare le cose, con l'unità di missione, una scelta che viene da lontano, di cui da cittadini e poi da responsabili di ambi siamo estremamente orgogliosi di questa unità di missione. Oggi in qualche modo festeggiamo più di una cosa oggi, ma la prima che mi va di ricordare è quella dell'amico Erasmo D'Angelis, tornato a fare il capo dell'unità di missione e credo che i più contenti ne siamo noi insieme a Mauro Grassi, per tutta una serie di motivi, ma anche per delle sintonie che sono state trovate. Sintonie non di partito, non di amicizia, non sintonie senz'altro personali, ma soprattutto sintonie sulla determinazione nel raggiungere degli obiettivi. Certo, rispetto a tutta questa serie di elementi positivi, ce n'è uno, ce n'è più di uno, rispetto ai quali ancora registriamo che ci sono dei problemi, questo non dobbiamo minimamente negarcelo. Oggi qui dentro delle risposte tentiamo di darle. Qual è un elemento, ne cito uno a caso, due forse ne potrei citare, ma insomma non voglio rubare molto tempo. 16 settembre in Puglia è accaduto quello che è ancora nei nostri occhi, quelle immagini che abbiamo visto sui media, sulle TV, abbiamo anche lì, pure lì contato delle vittime. Beh, contestualmente a quello, a Brindisi, Ostuni,
questo ce lo dice la Gazzetta del Mezzogiorno, ci raccontano di un villaggio turistico costruito dentro una vasca di laminazione, di case abusive, di villette abusive, dentro vasche di laminazione, dentro dei canali che devono raccogliere l'acqua. È inevitabile che questa cultura nel paese ancora c'è ed è fortissima. L'ISPRA ci parla di 4 metri quadrati che ogni secondo vengono edificati in questo paese. Questo significa che alla fine di questi lavori, ipotizzando che durino 4 ore, noi avremo edificato oltre 5 ettari. Alla fine di questi lavori ci saranno cemento, no, che avrà coperto altri 5 ettari di superficie agricola, per darci un'idea, oltre 5 volte la superficie dello stadio olimpico, visto che siamo a Roma. Queste cose le dico per dire cose, per dire che c'è un conflitto, insomma, un paese che reagisce, un paese che, e questo vale anche in altri aspetti, ma noi vogliamo toccare questi, un paese che reagisce e un paese che invece preferisce star fermo, preferisce mantenere delle rendite. Ecco, ambi in questo una scelta di fondo l'ha fatta, ed è una scelta molto forte, una scelta che sulle misure di contrasto, di mitigazione al dissesto idrogeologico con l'unità di missione, con questa straordinaria unità di missione. Il Presidente Vincenzi darà dei dati, Mauro Grassi darà dei dati, lo stesso farà Erasmo D'Angelis. Con il Presidente Bonaccini, una presenza assolutamente non casuale, che ringraziamo, che apprezziamo moltissimo, Presidente. Non casuale, perché qui dentro c'è un nostro rapporto che deve essere privilegiato con le regioni, per ovvi motivi, non perché noi abbiamo delle leggi regionali, anche perché abbiamo le leggi regionali, ma soprattutto perché sono le regioni il driver di tutta una serie di nostre proposte, sono le regioni un nostro interlocutore costante e continuo. Allora la presenza del Presidente della Conferenza delle Regioni è una presenza assolutamente fondamentale, centrale. La presenza del Ministro Galletti, voglio dire, dov'è la logica? Soltanto per essere nei nostri temi, io dico nel collegato ambientale, nell'aver colmato una lacuna che rischiava di portare il Paese a un'altra procedura di infrazione in rapporto con l'Unione Europea. Potrei dire un altro segnale, no, di una scelta non di rendita, ma di una scelta di reddito, cioè di una scelta di muoversi in direzione di futuro, la fa quando, no, si investono risorse vere su un fondo di progettazione. E quindi che cosa significa questo? Questo significa un'inversione culturale, il collegato ambientale, ci sono delle risorse, e tutti voi le conoscete perché ANBI le ha distribuite, queste carte, e ci sono risorse che vanno, no, nella direzione di dire dal territorio, dai soggetti, arrivino progettualità, perché su queste progettualità noi costruiamo le misure di contrasto al dissesto idrogeologico. Allora la figura di Galletti diventa importante, chiude pagine storiche antiche con le autorità di bacino, ma si mette anche nel solco, no, di quella che è una indubbiamente una scelta politica forte, una scelta di futuro. Ermete Realacci è un rapporto che viene da assolutamente lontano, è un rapporto di costante, continua collaborazione su tutta una serie di temi, e quindi con Ermete continuiamo quel tipo di lavoro. E allora, rispetto a questa filiera, no, che è una filiera che ha scelto di voltare pagina, che è una filiera che ha scelto un modello di paese rispetto a un modello fermo, un modello di rendita, un modello che guarda al passato per mantenere dei privilegi, ecco, questa filiera come vede l'ANBI? L'ANBI lo vedo come un soggetto che ha fatto altrettanto. Abbiamo preso atto che c'è una volontà. Oggi mi fa piacere moltissimo anche la presenza dell'onorevole Filippo Gallinella, che saluto, perché è una volontà che indubbiamente è tecnica la nostra, è assolutamente tecnica. È una volontà di dire, se questa è una scelta, se questo è un modello che vogliamo perseguire, bene, noi dentro questa scelta forniamo un supporto di che? Di quello che sappiamo fare. Noi conosciamo benissimo il territorio, noi siamo gente di territorio, siamo gente che con la sussidiarietà, no, ci muoviamo tutti i giorni, e rispetto a questo diamo un contributo
contributo come lo possiamo dare? Con dei progetti, progetti definitivi, progetti esecutivi. Il Presidente Vincenzi poi sarà molto più puntuale di me sui numeri e sulla collocazione degli stessi, però è indubbio che in questa capacità di dialogo, in questa capacità di filiera che ha fatto certe scelte, nel dare il saluto anche a due presenze particolarmente importanti, perché anche lì c'è l'espressione di aver voltato pagina. Saluto Emilio Gatto e Domenico Mancusi, ruoli diversi, capo dipartimento Emilio Gatto, il direttore dell'area bonifica Domenico Mancusi, rappresentano nel Ministero dell'Agricoltura, anche lì, no, una scelta forte, una scelta con la quale, no, vogliamo costruire che cosa? Vogliamo continuare a costruire quello che noi facciamo per la prevenzione, quindi il rischio. Vogliamo prevenire il rischio con delle regole. Le regole delle linee guida, indubbiamente fondamentali, dobbiamo conoscerli certi dati per poter poi fare delle scelte politiche, per portarle a Bruxelles. Sono scelte che si affidano alla politica, pensiamo alla legge sul consumo del suolo, perché questo consumo del suolo ha rallentato, ma insomma ha rallentato in una maniera che ancora fa danni, quindi prevenire il rischio con delle regole per adeguare, regole anche per adeguare gli interventi e i modi degli interventi, e con Erasmo abbiamo costruito misure, con Erasmo e Grassi abbiamo costruito misure importanti, e poi da questa prevenzione del rischio, no, alla mitigazione del dissesto idrogeologico. La mitigazione del dissesto idrogeologico la facciamo appunto con quei progetti di cui Vincenzi a lungo parlerà. E qui dentro che cosa arriviamo ad avere? Arriviamo ad avere in questo paese soluzioni infrastrutturali. Soluzioni infrastrutturali, cioè esattamente quello di cui questo paese ha bisogno. Manutenzione che è ordinaria, quella la facciamo, ma dovrà essere sempre più straordinaria, per offrire una sicurezza idrogeologica. Sicurezza idrogeologica che non può essere considerata una spesa, ma un investimento. È questa la cornice entro la quale oggi ci muoviamo, e su questa cornice ridò la parola al nostro moderatore Mauro Grassi. Grazie. Grazie Massimo. Darei la parola ora a Francesco Vincenzi, che illustrerà il piano di Ambi. Bene, grazie a tutti di essere intervenuti, grazie ai relatori, grazie in particolare a Stefano, che è presidente anche della mia regione, con il quale collaboriamo spesso e in modo proficuo appunto per la sicurezza del territorio e per tutti i progetti che ci mettiamo, che dobbiamo mettere in campo al servizio naturalmente della nostra popolazione. La giornata di oggi è una giornata importante, una giornata che purtroppo viene pochi giorni dopo il terribile 24 agosto, che purtroppo siamo ancora qui, che contiamo delle vittime, e lasciatelo dire da uno che purtroppo ha subito anche questo evento, questi eventi qua calamitosi come quelli del terremoto. E in una giornata così non possiamo che pensare di presentare un piano di prevenzione. Un piano di prevenzione che Ambi annualmente propone al governo, propone all'unità di missione, e lo vuole fare con lo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto negli anni, per cercare di dare un contributo a un paese che vuole e che deve cambiare. Io dico che vuole cambiare, perché la dimostrazione lo è con l'istituzione dell'unità di missione. Io credo che a giugno 2014, quando fu istituita l'unità di missione, si sia veramente voluto cambiare passo rispetto a un concetto che vedeva sempre l'emergenza in prima linea rispetto a un concetto di prevenzione che noi da anni andavamo a raccontare e andavamo a dire. Allora questo cambio di passo deve essere considerato veramente non solo dal punto di vista operativo, ma appunto anche da un punto di vista mentale, un cambio di mentalità che il Paese ha bisogno e che deve continuare ad alimentare, che deve continuare a crescere, questa mentalità della prevenzione, non solo per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ma in generale a 360 gradi su tutte quelle che sono le calamità e le calamità naturali. Allora, in questo, l'ultimo anche idea del governo di lanciare il progetto Casa Italia mette in evidenza quanto è importante sempre di più non solo la ragionare in termini di dall'oggi al domani, ma anche in termini di tempo un pochino più lunghi. Io credo che anche la scelta di parlare di un progetto decennale, ventennale sulla messa in sicurezza del Paese, penso che anche questo sia un cambio importante di mentalità. Guardate che la politica ha sempre valutato i progetti
non oltre la lunghezza del mandato. E questo era il limite che aveva il parlare di prevenzione. Quindi non potevamo parlare di prevenzione con un tempo davanti che non superava i 5 anni. Parlare di un progetto che dura 10, 15, 20 anni vuol dire avere intrapreso non solo una volontà politica, ma aver intrapreso veramente la volontà di cambiare e di dare futuro a un paese che ha necessità e che ha la volontà di essere messo in sicurezza. Ma perché ha la necessità e la volontà di essere in sicurezza? Signori, non possiamo pensare che un paese diventi attrattivo, che un paese sia all'altezza di investimenti internazionali se non è sicuro. Voi vedete che ogni volta che noi parliamo di eventi calamitosi parliamo di morti, purtroppo, ma parliamo di danni alle imprese, alle strutture, alle infrastrutture del demanio, dello Stato. Tutto questo non possiamo pensare che sia un bel biglietto da visita per quelli che vogliono venire a investire nel nostro paese. Allora noi su questo veramente ci vogliamo credere e dobbiamo farlo appunto perché vogliamo rilanciare il paese alla ribalta internazionale, ad essere uno dei paesi più importanti al mondo dal punto di vista economico. In questi 2 anni io credo di poter dire che parecchie cose sono state fatte. Abbiamo detto l'unità di missione, abbiamo parlato di Casa Italia, il progetto di questi giorni che si sta mettendo in campo, ma mi piace ricordare il collegato ambientale. Guardate che il collegato ambientale è andato a chiudere una lacuna che durava 15 anni. Eravamo quasi in infrazione comunitaria, se non già in infrazione comunitaria, se non prendevamo quei provvedimenti che erano necessari. E allora all'interno del collegato ambientale ci siamo, come consorzi di bonifica e come ANBI, ci siamo inseriti come enti che possono dare il loro contributo e che danno il contributo come realmente. Vedo il dottor Puma dell'autorità di bacino del fiume Po, che anche lui insieme a noi collaboriamo continuamente per creare quelle sinergie necessarie a dare delle risposte sulla programmazione, sulla pianificazione, che sono necessarie perché per poter risolvere un problema all'interno del paese, in particolare sul dissesto idrogeologico, bisogna conoscere quelle che sono le esigenze del paese. Non possiamo, come in passato, pensare di fare a spot qualche intervento solo in un momento di criticità. Occorre fare una programmazione concordata, con diversi enti, con le istituzioni, mettendo in campo quelle sinergie e quelle sussidiarietà necessarie e buone che servono per dare delle risposte al Paese. Allora, davanti a queste nuove avventure, queste nuove scelte che il Paese ha voluto portare avanti, inserisco anche il fondo per la progettazione. Guardate che anche questo è un cambio di passo importante, perché da un lato avevamo un Paese che voleva cambiare e voleva finanziare dei progetti. Dall'altra parte dovevamo avere i progetti cantierabili e dall'altra parte ancora aveva la Corte dei Conti che diceva che non potevamo progettare se non avevamo il finanziamento. Era un cane che si mordeva la coda, che bloccava il paese e non dava assolutamente nessuna via di uscita per risolvere questo problema qua. E tutte le volte, ogni 10 anni, ci trovavamo a contare le risorse non spese e non inaugurare nuove opere che erano necessarie e che servivano al Paese. Allora il fondo di progettazione ha anche voluto fare questo, dare le regole e mettere in campo uno strumento che potesse mettere in condizione gli enti di operare e di essere pronti al momento del finanziamento di partire con la progettazione, perché ormai, ragazzi, non è più possibile pensare che dal momento del finanziamento alla chiusura dei lavori passino 25 anni. Stefano, il Paese deve modernizzarsi e deve modernizzarsi anche di questo accorciando i tempi, perché purtroppo in tanto che aspettiamo 25 anni per un grande intervento succedono altre 10 calamità naturali che mettono in discussione, che mettono a repentaglio la sicurezza del territorio la sicurezza dei cittadini. Rimane qualcosa da fare, rimane molto da fare, ma noi siamo qui per quello. L'unità di missione, il fondo di progettazione, Casa Italia è un grande punto di partenza, che dobbiamo insieme riuscire ad alimentare, che dobbiamo insieme riuscire a portare avanti con la concretezza del fare, e noi, concedetemelo con grande orgoglio, dico, siamo abituati a fare come consorzi di bonifica rispetto a tanti altri soggetti e tanti altri enti che nel tempo non hanno dimostrato la nostra capacità, e vogliamo farlo con delle cose concrete. Innanzitutto occorre mettere in campo un progetto importante che mette in sicurezza un territorio che negli anni è stato bistrattato, negli anni è stato abbandonato, ed è, parlo del territorio montano. Noi non possiamo pensare di fare nessun tipo di progetto di messa in sicurezza delle grandi metropoli, delle grandi città metropolitane, senza pensare che a monte abbiamo un territorio che, se non ci impegniamo tutti
a sistemarlo e a tenerlo bello, ma a tenerlo anche in piedi, non creano problemi, non creiamo problemi valide. Questo è il vero, secondo me, momento dove dobbiamo insieme mettere in campo tutte quelle sinergie per creare quelle posizioni. Non possiamo pretendere che le imprese rimangano in un territorio dove non è sicuro, dove non ha una viabilità, dove non abbiamo gli acquedotti, dove non abbiamo la banda larga. Non possiamo pretendere che le imprese stiano su perché gli piace rimanere su senza fare il reddito. Fare impresa vuol dire che bisogna anche fare il reddito. E allora noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle sinergie, tutti quei progetti per garantire quella vivibilità in quei territori, perché io credo che quei territori possano essere veramente un momento importante dove sicuramente ricreiamo economia, ricreiamo occupazione, e i dati lo dimostrano, li dirò dopo, perché l'agricoltura da un lato e il turismo dall'altro sono i due dati economici che fanno vedere la via d'uscita del paese negli ultimi sei mesi, nell'ultimo anno. E allora se noi raccontiamo che in quel paese, in quel territorio riusciamo a garantire una sicurezza, sicuramente riusciamo anche a vedere in quei territori uno sviluppo diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi anni. Allora, parlando di concretezza, sicuramente dobbiamo raccontare cosa stiamo facendo e cosa stiamo proponendo al governo in questo momento, in un momento che naturalmente è importante, in un momento dove viene scritta, dove viene discussa la legge di stabilità. Allora, come consorzi di bonifica abbiamo provato a fare un elenco e a stipulare dei progetti cantierabili, definitivi, definisco, ed esecutivi. Il cantierabile lo diventano nel momento in cui arriva il finanziamento. Allora parliamo di 3.574 progetti, come vedete nella slide, per un totale di circa 8 miliardi di euro. Questo dimostra la capacità dei consorzi di bonifica che hanno nel monitorare il territorio, perché voi vedete che in tutte le regioni d'Italia abbiamo dei progetti, e dico in tutte le regioni d'Italia abbiamo dei progetti che hanno la concretezza di valutare quelle che sono le opportunità, le difficoltà, ma altrettanto anche definiamo il progetto in funzione di che volano all'economia vogliamo dare con la messa in sicurezza del territorio, perché la sicurezza idrogeologica non deve essere considerato un problema, ma una spesa, ma deve essere considerato un investimento. Io ritengo che la messa in sicurezza del paese sia la più grande opera pubblica che il paese debba mettere in campo. Lo deve mettere in campo perché vuole innanzitutto garantire la sicurezza ai cittadini, vuole dare un futuro economico al nostro paese, ma soprattutto vuole cambiare e vuole essere attrattivo dal punto di vista imprenditoriale rispetto ad altri paesi che nulla hanno da invidiare a noi. Allora, voglio portare tre esempi per far capire cosa significa per noi la concretezza. Il primo esempio, vedete, questo esempio qua è il ripristino e consolidamento delle opere di difesa di un torrente in territorio montano, che con un investimento di 1.400.000 euro riusciamo a dare la sicurezza a 1.300 abitanti in un territorio che è più grande della città di Como, e riusciamo a dare lavoro per un intervento di quel tipo lì a 7 persone in un territorio montano. Idem nel consorzio di Piacenza, vedete, con 7.600.000 di importo e messa in sicurezza di 11.500 abitanti riusciamo a dare valore, riusciamo a dare occupazione a 38, con 38 posti di lavoro. Consorzio di bonifica Parmense, che anche nei prossimi giorni inaugureremo una cassa di espansione importante che darà sicurezza al territorio di Parma, ma questo è un ulteriore progetto di 6 milioni, mettendo in sicurezza 15.000 abitanti, 39 posti di lavoro. Ma possiamo andare avanti con la Toscana che negli anni, insieme a tutte le altre regioni, ne cito tre casi, ma potrei citare tutto il territorio nazionale, con dei progetti importanti di oltre 20 milioni di euro che creano 110 nuovi posti di lavoro, 13 milioni di euro che creano altrettanti 65 posti di lavoro, 22 milioni di euro, 19.000 abitanti, il doppio di Sesto San Giovanni, 110 posti di lavoro. Poi andiamo al sud, un sud che troppe volte piace raccontarlo in modo diverso, ma invece io ritengo che il sud sia veramente una miniera per il nostro paese e veramente un'opportunità di crescita del paese. Allora andiamo in Calabria con una Cosenza con un milione di euro che creiamo nuovi 5 posti di lavoro e la messa in sicurezza di oltre 500 abitanti, con 10 milioni, 50.000 abitanti messi in sicurezza
e 51 nuovi posti di lavoro. 300, con, 20, con 15 milioni di euro riusciamo a Crotone a mettere in sicurezza un territorio di 350 km quadrati, 26.000 abitanti e con 75 nuovi posti di lavoro. Allora questo è quello che riusciamo a fare con i consorzi di bonifica. Io credo che insieme a questo riusciamo a far capire al cittadino e alle istituzioni che non solo pensiamo alla messa in sicurezza, ma pensiamo anche allo sviluppo del paese. E questo lo facciamo naturalmente con la consapevolezza che come consorzio di bonifica ce la stiamo mettendo tutta con grande difficoltà. Con grande difficoltà perché le nostre opere sono opere datate, sono opere che hanno subito negli anni una grande manutenzione ordinaria e questo lo facciamo grazie a oltre 600 milioni di euro di contribuzione dei consorziati per fare la manutenzione ordinaria, per mantenere efficienti quegli impianti. Però, Presidente, quello che noi oggi abbiamo bisogno di adeguare queste opere di bonifica, non solo con una manutenzione ordinaria, ma con una manutenzione straordinaria, perché i cambiamenti climatici, perché le grandi urbanizzazioni, i grandi cambiamenti rispetto alla programmazione territoriale che abbiamo avuto, non riusciamo purtroppo più a sopperire a dare le risposte che noi vogliamo dare. Allora, davanti a tutto questo, come consorzio di bonifica, auspichiamo che nella programmazione dell'unità di missione entrino quelle che sono le opere di bonifica. Vivi in un territorio che altamente, non dico sotto il livello del mare, ma in parte sotto il livello del mare, in parte poco sopra il livello del mare, che ha necessità di uno scolo importante. I consorzi di bonifica operano su 17 milioni di ettari del territorio nazionale, gestiamo oltre 200 impianti idrovori e siamo quasi su tutto il territorio nazionale. In montagna, su molta parte del territorio, riusciamo a dare delle risposte importanti, delle risposte, e concedimelo, in un momento storico dove siamo rimasti gli unici soggetti ad operare e gli unici soggetti a confrontarci col cittadino, perché con la riforma costituzionale, con la riforma dell'articolo 5 sicuramente abbiamo dato una svolta, una modernità al Paese, ma abbiamo creato una distanza tra il cittadino e l'utente dall'utente finale al cittadino alle istituzioni troppo ampie, perché se tu pensi che noi per parlare di un problema del dissesto prima ci fermavamo in provincia, oggi dobbiamo venire a parlare direttamente con il Presidente della Regione, io credo che questa distanza per un cittadino sia troppo ampia. Allora all'interno di questa riforma come consorzio di bonifica noi naturalmente ci proponiamo a colmare quella distanza e a dare delle risposte in modo sinergico, in modo sussidiario alle istituzioni, appunto per quei temi che ci competono, perché non vogliamo pestare i piedi a nessuno, non vogliamo andare a occupare campi che non ci competono. Lo facciamo sempre naturalmente in collaborazione, consapevoli che abbiamo dovuto fare una grande autoriforma, abbiamo voluto anticipare i tempi rispetto alla semplificazione, rispetto alla spending review, chiamiamola così perché oggi è un termine che va di moda. Siamo passati da 250 consorzi degli anni 70 ai 116 consorzi di oggi. 116 consorzi di oggi che mi permetto di dire sono moderni, sono efficienti, riescono a dare quelle risposte necessarie sulla trasparenza e sulla reputazione che il cittadino ha bisogno. Il cittadino ha bisogno di essere sempre più vicino ed essere partecipativo e poter partecipare a quello che è la vita della gestione del territorio all'interno dei consorzi di bonifica. Abbiamo voluto affrontare tutte quelle riforme che abbiamo ritenuto necessarie appunto per cercare di adattare i consorzi e per lanciare i consorzi in un futuro importante che ci aspetta non solo dal punto di vista della programmazione ma anche dal punto di vista operativo di fare dei lavori. Allora tutto questo abbiamo anche cercato di mettere in campo delle collaborazioni istituzionali. Io cito l'accordo Stato-Regioni, importante, il protocollo d'intesa che ha messo in campo, che ha voluto raccontare una nuova pagina dei consorzi di bonifica all'interno di un rapporto tra lo Stato e la Regione, dove naturalmente ci ha messo in condizione di poterci riformare e in collaborazione naturalmente con le Regioni che ne hanno il diritto e il dovere di poter fare un controllo su quello che è appunto il riordino istituzionale. La collaborazione con i ministeri, inutile citare il Ministero dell'Agricoltura, che collaboriamo giornalmente in modo fattivo per quella che è la programmazione, non solo dal punto di vista irriguo, ma anche da tanti altri punti di vista per rispettare quelle regole che la Comunità Europea insieme ci sta dando e che insieme dobbiamo cercare di risolvere per creare delle opportunità
e non creare dei problemi come purtroppo nel recente passato abbiamo provato. Il Ministero dell'Ambiente, con ISPRA, con tutti quei soggetti che credono in quello che si sta facendo per il Paese, mettendo sempre al centro la prevenzione e non l'emergenza. Abbiamo voluto metterci la faccia, dove ce lo permettono lo facciamo. Abbiamo creduto per primo lo strumento di programmazione dei contratti di fiume e dei contratti di foce, un altro elemento importante per pianificare e per garantire uno sviluppo del territorio sostenibile dal punto di vista ambientale. Con questo continueremo a farlo con sempre la concretezza che ci contraddistingue, mettendo in campo la nostra professionalità, la nostra capacità e le competenze che abbiamo all'interno dei consorzi. Allora, arrivando velocemente alle conclusioni, purtroppo bisogna che noi prendiamo atto, e l'abbiamo già preso atto, che il nostro Paese negli ultimi anni è stato fortemente danneggiato da delle scelte sbagliate del passato. L'urbanizzazione, da un lato, che oggettivamente ha messo in grande difficoltà il nostro territorio. Un'urbanizzazione che ha visto negli ultimi 10 anni essere raddoppiata rispetto a un territorio tedesco, rispetto triplicata rispetto al territorio dell'Europa. Però dall'altra parte stiamo provando a mettere in campo anche delle azioni, perché la discussione sulla legge del consumo del suolo è un'altra di quelle discussioni che è utile e necessaria a un paese che vuole cambiare. Allora, tutti questi strumenti qui messi in campo, creando delle sinergie opportune, penso che ci mettano nel solco di un paese che voglia veramente prendere la strada, di un paese che vuole cambiare e si vuole mettere in una fase di ripresa e non di depressione. Lo dobbiamo fare con la consapevolezza che oggi due settori dell'economia che tirano, e che l'ho detto prima, che vanno in controtendenza rispetto alla crescita, sono i settori dell'agroalimentare e del turismo. E ahimè sono due settori che sono strettamente collegati col territorio. Non c'è agricoltura se non c'è territorio, e non c'è turismo se non c'è un territorio bello, salubre, salutare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora noi su questo territorio dobbiamo fare degli sforzi importanti, dobbiamo mettere in campo tutte quelle scelte necessarie che ho detto prima, continuare e non avere paura di fermarsi rispetto alle scelte che si stanno facendo, e dobbiamo avere la consapevolezza che i consorzi di bonifica possono e devono essere uno strumento da utilizzare e che possiamo dare delle risposte importanti appunto per mettere in sicurezza questo straordinario paese. Concluso dicendo che abbiamo partecipato più di 100 anni fa a costruire il nostro paese. L'abbiamo modellato, l'abbiamo reso artificiale, lo stiamo mantenendo artificiale perché il nostro paese è un paese artificiale, vogliamo continuarlo a fare e vogliamo continuare a far crescere il nostro paese e costruire il nuovo paese che vogliamo. Lo vogliamo fare insieme alle istituzioni, lo vogliamo fare insieme ai cittadini, perché ritengo che sia l'unica via d'uscita per mettere il nostro paese ancora alla ribalta internazionale come uno dei primi paesi, sicuramente il più bello in assoluto paese che abbiamo in Europa e forse concedetemelo che abbiamo nel mondo. Grazie. Grazie Francesco. Consentitemi 5 minuti prima di dare la parola alla tavola rotonda che vedrà i nostri ospiti intervenire. Anche Erasmo D'Angelis, per dire come Italia Sicura sta in questa partita, in questo scenario. Perché noi di Italia Sicura con Ambi? A noi sembra molto naturale, però non era così, insomma, ecco, è una costruzione di un matrimonio. Perché Italia Sicura ha lavorato in questi 2 anni per costruire una rete. Noi ci sentiamo a nostro agio con i consorzi, con i professionisti, abbiamo una rete e una filiera cortissima con tutti i soggetti statali, non li cito quali sono, con le regioni, i presidenti delle regioni sono commissari di governo e sono il punto di riferimento centrale del dissesto idrogeologico nei propri territori. Cioè, Italia Sicura ha cercato di costruire una rete in questi anni, una rete di interscambio, di operatività e di anche proprio di comunità che pensa, comunità che porta avanti i problemi e cerca di risolverli. Noi avevamo iniziato con 4 grandi blocchi, sarò breve nell'intervento, ma vorrei inquadrarli, su cui in questi anni abbiamo cercato di produrre qualcosa. Il primo grande blocco era quello più specifico di Italia Sicura, è quello degli interventi strutturali,
Abbiamo fatto questa analisi del fabbisogno, ne parlerà sicuramente Erasmo D'Angelis, l'analisi del fabbisogno, i fabbisogni del paese, le necessità, la raccolta di risorse finanziarie che fossero adeguate, che cominciassero a diventare adeguate rispetto ad un paese che negli ultimi 20 anni aveva impegnato pochissime risorse per la parte preventiva a fronte di grandi danni. E questa è la nostra parte, gli interventi strutturali li portiamo avanti, il piano città metropolitane che molti di voi conoscono è il primo incursore che abbiamo introdotto nel territorio per affrontare le criticità del paese. Il secondo grande tema era quello degli interventi non strutturali, erano tutti quegli interventi che portano a gestire il rischio, a governarlo. In questo la protezione civile è l'elemento pivot, l'elemento rilevante, cioè, e noi siamo integrati in questo tipo di politiche, fare gli interventi ma nello stesso tempo creare politiche, creare conoscenza, creare educazione del territorio per gestire il rischio. Il terzo elemento, importantissimo anche questo, è la animazione delle comunità locali. Noi abbiamo detto, l'abbiamo detto più volte, vi vorrei portare un esempio di questa cosa che abbiamo cominciato a diffondere e con cui ci siamo confrontati con i territori. I territori non possono essere, le comunità non sono recettori passivi dei disastri o recettori passivi di una situazione di rischio, ma sono recettori, sono soggetti proponenti, soggetti che agiscono, soggetti che fanno delle politiche. A Genova era iniziato, mi ricordo Erasmo D'Angelis lo citava come un caso particolare, un supermercato, un piccolo supermercato di locale aveva introdotto una innovazione tecnologica per difendersi. Ecco, ora soltanto in quella città, ma non solo in quella città, ci sono investimenti milionari di soggetti. L'altro giorno ho seguito un grosso parcheggio di automobili che fa un investimento milionario per mettere in sicurezza dalle inondazioni il parco macchine che vale centinaia di milioni. E quindi certo a Genova impegneremo 400 milioni, certo a Genova stiamo facendo un piano con la città, con la regione importante, ma il soggetto imprenditoriale ha pensato che questo non lo risolverà mai il rischio totale, che quindi dovrà essere in prima persona. Anche questo punto sta andando avanti e sta creando grandi sinergie. L'ultimo punto su cui lavoravamo era quello della manutenzione. Ecco dove ci incontriamo nei consorzi di bonifica, ecco dove ci siamo incontrati con il Ministero dell'Agricoltura. 1.880 milioni destinati alle politiche delle foreste, della gestione delle foreste. La gestione delle foreste, la gestione della montagna è uno dei punti rilevanti delle politiche di manutenzione, ma noi vorremmo che queste politiche di manutenzione il piano ci fosse, non so, ora vediamo la cifra, ma un 10% dedicato alla manutenzione del territorio, alla manutenzione delle opere. E anche i consorzi bonifica in questa integrazione con il grande piano di manutenzione che vogliamo portare avanti sono elemento operativo rilevante. Le risorse ovviamente saranno quelle statali che riusciremo a mettere in campo, i vari ministeri, saranno quelle regionali e saranno anche quelle che i consorzi di bonifica, e volevo chiudere su questo, stanno generando. Porto l'esempio della Toscana, io avevo una casa che non stava dentro i ruoli dei consorzi di bonifica, è bastata una riforma della regione, il prossimo anno pagherò i contributi del consorzio di bonifica, li pagherò molto volentieri, sono contributi veramente minimali, che quest'anno? Ah, me le pigliate già quest'anno, mi avevate detto altre l'anno prossimo, mi hanno fregato. Vabbè, però che portano per esempio per un comune di Firenze 8 milioni in più per la manutenzione. Ecco, anche questo è un elemento importante che suggerirei a Ermete Realacci, potrebbe addirittura diventare una legge nazionale, è l'allargamento della platea dei contributori che non sono più le vecchie collocazioni storiche degli immobili o dei terreni, ma che diventano
tutto il patrimonio nazionale che contribuisce alla gestione del territorio. In Toscana l'hanno fatto, mi sembra in Piemonte l'hanno fatto simile, in altre regioni lo stanno facendo, potrebbe essere anche un'iniziativa nazionale di grande interesse. La manutenzione del territorio è un elemento centrale su cui dobbiamo lavorare e su questo lavoreremo, ecco perché il rapporto dei consorzi di bonifica, ecco perché il lavoro dei consorzi di bonifica lo consideriamo un pezzo del grande piano di gestione del territorio che vogliamo fare. Questa è un po' la filosofia per cui abbiamo aderito alla giornata di oggi e per cui Italia Sicura si sente a casa in un convegno come questo. Detto questo, do la parola a Massimo Gargano per la gestione della tavola rotonda. Mi devo assentare mezz'ora perché per problemi di soldi, voglio vedere se trovo alcune cifre che stanno volando e lascio la parola a te. Grazie. Torna con dei risultati e ti diamo pure un giudizio. Allora, continuo ovviamente e do la parola ad Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Prego, Ermete. Parliamo da seduti o da in piedi? Parliamo da seduti, diventano tutti che si ha. No, vabbè, appuntamento importante, parlo subito di cose concrete. Ho visto il vostro materiale che mi era arrivato ieri, su alcune cose sono d'accordo, per esempio c'era la richiesta, mi sembra ragionevole, che nell'ambito delle autorità di bacino ci sia una consultazione permanente con l'ANBI per integrare queste cose, anche perché quei progetti che saranno sicuramente positivi o stanno in un sistema di pianificazione generale oppure si indeboliscono. Capisco questo problema di Stefano Bonaccini, che questo ha a che vedere molto con la differente qualità dell'amministrazione regionale, perché poi parliamoci chiaro, ci sono regioni che hanno una certa cultura amministrativa e altre che non ce l'hanno. Faccio fatica a immaginare una messa in sicurezza del territorio se non si contrasta l'abusivismo, tanto per fare un esempio dei tanti possibili. Quindi anche l'attività dei consorzi di bonifica non è uguale in tutta Italia, nel senso sono esperienze positive, esperienze meno positive, questo dipende dalla qualità della spinta che viene dal gruppo dirigente centrale, dipende anche dall'interrelazione che c'è con le amministrazioni. Però la richiesta che voi fate, diciamo, di una forma di consultazione permanente nell'ambito dell'autorità di bacino mi sembra ragionevole. Peraltro, dato che l'abbiamo scritta noi le norme sulla tutela del bacino, perché noi parliamo di tante cose che poi sono state messe in Parlamento, in realtà questo vale per le norme sulla tutela del bacino, vale per i contratti di fiume, entrambi sono stati inseriti nel collegato ambientale, non c'erano nel testo che il governo ci ha mandato del collegato ambientale, vale per una serie di altre questioni che sono invece ancora aperte, incluso il consumo di territorio, su cui la Camera ha varato un disegno di legge su cui ci sono dei giudizi differenti, ma io penso rappresenti in ogni caso un passo avanti. Il problema è capire cosa accadrà al Senato, perché adesso apro una parentesi, lunedì viene in discussione una legge a cui tengo moltissimo, che è una legge sui piccoli comuni, che ha anche a che vedere con le cose di cui parliamo, perché poi tenere in ordine il territorio, credo che siamo tutti d'accordo intorno a questo tavolo, significa anche avere delle comunità attive sul territorio, mantenere l'identità, le produzioni. Questa legge, che non è una legge assistenziale, è una legge su una scommessa su un certo tipo d'Italia, è la quarta volta che arriva in Parlamento in quattro legislature, sono sempre io il primo firmatario, viene sempre approvata e poi si ferma al Senato. Lo dico per i fans del bicameralismo paritario, può accadere anche a parti invertite, però tante volte questo impedisce di fare delle scelte che servono anche al Paese. Parlare di questa questione, do per scontato, perché poi ne parleranno altri, con Erasmo ci lavoriamo da tempo, da ben prima dei nostri impegni istituzionali, significa parlare di un'idea d'Italia, di un'idea di Paese. Ora, noi siamo un Paese, lo si è visto anche nel recente terremoto, che è capace di grandi slanci, che ha una riserva di umanità enorme, ma che fa una gran fatica a programmare delle politiche di lungo periodo. Il primo atto in questa legislatura della commissione che presiede è stato approvare all'unanimità una risoluzione di cui ero il primo firmatario in occasione del cinquantenario del Vajont, quando morirono 1900 rotte persone e morirono in una situazione in cui la montagna che stava sopra la diga si chiamava Monte Toc, che in dialetto significa monte che frana, no?
e di questi esempi ne abbiamo tantissimi in giro per l'Italia. Con Erasmo 20 anni fa, lui per la verità soprattutto, quando eravamo entrambi dei dirigenti, lui è il presidente toscano di Legambiente, era il presidente nazionale, organizzò il primo raduno degli Angeli del Fango dopo qualche decennio. Quest'anno sono 50 anni diciamo, dell'alluvione di Firenze, e anche lì ha una risposta generosa del Paese, non ha seguito una politica lungimirante del Paese. Questo non è solo colpa della politica e delle istituzioni, è colpa anche dell'antropologia degli italiani, che poi fanno presto a dimenticare diciamo, i problemi che sono aperti e a non dare risposte. No? C'è una bellissima frase di Bauman che lui adopera per altri motivi, in cui dice che la paura è il nome che noi diamo all'incertezza, alla nostra incapacità di capire, di fare le scelte giuste. No? La storia italiana di questi settori, che sia la difesa del territorio, che sia il terremoto, ha molto a che vedere con questa nostra incapacità. Per cui noi siamo oggi un paese che ha un sistema di protezione civile avanzatissimo, forse il migliore del mondo, sicuramente uno dei migliori. L'abbiamo purtroppo affinato nei tanti disastri che abbiamo affrontato, però nel rapporto tra Stato centrale e regioni, eccetera, e volontariato organizzato di altissima qualità, noi siamo un paese che ha poco diciamo, da invidiare agli altri. Io ricordo sempre che quando ci fu l'uragano Katrina negli Stati Uniti, io vidi che cosa era accaduto, come si erano diciamo, comportati gli americani, quel paese potentissimo, e la prima cosa che salta agli occhi è che in Italia non sarebbe andata così, nel senso che a fronte di un evento che era iperprevisto, lo Stato si limitò a avvertire i cittadini dicendo andatevene, col risultato che chi ricevette quell'avviso, chi credette a quell'avviso, chi era in condizione di andarsene lo fece e gli altri no. Il risultato fu che, lo dico in termini un po' crudi, l'ospedale dei ricchi fu evacuato, quello dei poveri no. Sicuramente questo provocò un danno, quindi sulla protezione, sull'emergenza nella protezione civile. Poi c'è anche Chicco qui che ha seguito queste cose, ci siamo. Su altre cose no. Per esempio nel campo antisismico, su questo mi voglio concentrare, e mi voglio concentrare anche sul problema di economia. Nel campo antisismico siamo un paese che ha messo sotto processo chi teoricamente doveva prevedere i terremoti e non si è preoccupato di sanzionare seriamente chi aveva costruito edifici che non reggono ai terremoti. E non è una cosa molto intelligente fare un passaggio del genere, diciamo. Però quello che voglio dire è che qui vorrei affrontare questo tema anche da un altro punto di vista. Qua siamo tutti d'accordo, diciamo, ripeto, integriamo questo piano di opere in una pianificazione generale. Ovviamente facciamo evolvere anche il sistema di regole. Guardate, il codice degli appalti riguarda molto anche voi. Quando nel codice degli appalti viene fatta una scelta molto forte dicendo progettazione definitiva e stop al massimo ribasso, questo ha a che vedere anche con voi, perché io ne conosco di casi in cui opere di questo tipo sono lievitate a volte di 10, di 20, di 30 volte perché non c'era la progettazione definitiva e perché poi le imprese hanno lucrato su varianti, controvarianti, eccetera. Quindi questo riguarda anche questo tipo di azioni, e da questo punto di vista anche il lavoro di Italia Sicura è prezioso, perché diciamo in qualche maniera coordinando, centralizzando, avendo un'intelligence di questo settore, si può fare un grande passo avanti. Però c'è un punto su cui vorrei brevemente concentrarmi, ed è che queste cose qui hanno molto a che vedere anche con l'idea di economia del nostro paese, e non alludo solo alle cose che diceva prima il presidente Vincenzi, che condivido, che ovviamente è difficile scommettere sull'Italia se l'Italia dà l'idea di un paese che non è in grado di affrontare alcune questioni. Questo vale dai rifiuti per strada, no? Alla sicurezza antisismica, alla tutela del territorio, vale per tante questioni. Ma c'è anche un ragionamento in più. Qua lo dico anche a Stefano, poi magari richiederebbe una riflessione magari anche più profonda. È chiaro che c'è un segno di inversione timida nell'andamento della nostra economia. È altrettanto chiaro che appare difficile immaginare un forte spinto in avanti se non cambiamo qualcosa. Io qui la dico in termini un po' crudi. È stato detto qui, ovviamente io sono d'accordo, che un passaggio importante è passare
dalle grandi opere, qualche grande opera serve anche per capirci, non, alla manutenzione del territorio, alla messa in sicurezza, dico qualche grande opera. Oggi ho pubblicato una interrogazione, penso che sia bloccato, su per esempio un'opera demenziale a mio avviso, che è il progetto di Toto di chiedere di accorciare alcuni tratti autostradali in Abruzzo, sventrando alcune zone di grande bellezza, un progetto da 4-5 miliardi di euro in cui si chiede un allungamento della convenzione di 45 anni, no? Un progetto secondo me sbagliato dal punto di vista economico, simbolico e di nuovo pagato da Pantalone, perché poi alla fine paga lo Stato e i cittadini. Ne abbiamo visti tanti di questi, la Brebemi forse è uno di quelli più noti, ma ce ne sono stati tanti anche, diciamo, in questo settore. Ma al di là di questo è la manutenzione che dà più sicurezza, è la manutenzione che dà più futuro, è la manutenzione, la gestione, la corretta che dà più posti di lavoro. C'è un altro ragionamento, secondo me ancora più di fondo, che incrocia il tema della prevenzione antisismica. Adesso vedo qui il collega con cui lavoriamo da tempo su questo tema con un'assoluta identica identità di vedute, a volte abbiamo lavorato anche con la Commissione Agricoltura su temi analoghi, da dove può ripartire la nostra economia? Io ho l'impressione che ci sia un deficit di riflessione sul fatto che un'economia, dopo una crisi così lunga, cambiano anche le culture, le antropologie. Cioè, tutti noi oggi siamo più attenti ai consumi. Non è solo un problema di mancanza di lavoro e mancanza di reddito. Cambia la maniera in cui si fanno le scelte. Io non credo che la nostra economia possa ripartire semplicemente da dove si era fermata. Io non credo che il nostro mercato interno, perché quello è il nostro problema innanzitutto, nel senso che il discorso sulla competitività dell'Italia andrebbe esaminato con attenzione, per un discorso spesso retorico, è un mantra, perché è vero che si può fare tantissimo, ma adesso parlo dell'Emilia, che peraltro è una delle regioni che ha avuto il boom nell'export più forte l'anno scorso, ma noi in realtà nell'export andiamo bene, si può fare molto di più, abbiamo molte cose su cui scommettere, però noi siamo uno dei soli 5 paesi al mondo che ha un surplus manifatturiero sopra i 100 miliardi di dollari, e sono 5. Cina, Germania, Corea del Sud, Giappone, Italia, stop. La Francia e l'Inghilterra neanche le vediamo, il che significa che nel fare cose, vado per un termine non tecnico, incrociando tecnologie, qualità, bellezza, innovazione, funzioniamo. E se penso anche alla risposta dei distretti colpiti dal terremoto in Emilia, da questo punto di vista si vede anche la resilienza, la capacità reattiva che il paese ha quando è accompagnato da buone amministrazioni, quando, diciamo, gli italiani si mettono in moto. Quindi il terreno nostro non è tanto quello della competitività nel mondo, perché c'è nel mondo uno spazio per l'Italia che fa l'Italia, che scommette dall'agricoltura alla manifattura, dalle tecnologie al Made in Italy tradizionale, su un incrocio fra qualità, innovazione, bellezza. Questo vale anche per un certo tipo di turismo, vale per tante cose. Il mercato interno è il nostro dramma, è quello che non è ripartito. Allora, qualcuno pensa che il mercato interno possa ripartire perché la gente compra il doppio delle scarpe, nuovi frigoriferi, nuove lavatrici, eccetera? Io penso di no. Penso che un po' accadrà, ma accadrà molto meno di quello che si aspetta, perché, credo che il collega sia d'accordo, è cambiata la cultura della gente. Allora, dove può ripartire il mercato interno? Può ripartire se noi attiviamo anche capitali privati, le esperienze che venivano dette prima sono interessanti, su cose che sono di interesse pubblico. Da questo punto di vista la prevenzione antisismica è un terreno favorevolissimo, perché la prevenzione antisismica è fatta, scusate se brutalizzo, di due pezzi. C'è un pezzo, diciamo, che è la spesa dello Stato, in prevenzione, che non può che essere dello Stato, perché quando abbiamo più del 50% delle scuole italiane che sono state costruite prima dell'emanazione delle norme antisismiche, è chiaro che lì è lo Stato che deve intervenire, quindi le scuole, gli ospedali, le cose essenziali. Ma poi c'è un enorme problema di privati che hanno case che non sono in grado di reagire ai terremoti. E lì abbiamo un'esperienza positiva già, che è l'esperienza del credito d'imposta e dell'ecobonus. Cioè il credito d'imposta e l'ecobonus, tu sai quanto abbiamo faticato e fatichiamo ogni anno,
è stata di gran lunga l'iniziativa anticiclica più importante fatta in Italia, secondo i dati resi noti recentemente dal Servizio Studi della Camera e dal CRESME. L'anno scorso il credito d'imposta e l'ecobonus, quest'anno anzi, la previsione è che il credito d'imposta e l'ecobonus muovano oltre 29 miliardi di euro di investimenti privati, interessando fra diretta e indotto oltre 420 mila posti di lavoro e facendo un'azione di pubblico interesse, perché poi questo riduce il consumo di territorio, il fatto che tu recuperi l'esistente, questo ti fa risparmiare energia e risparmiare bolletta delle famiglie, eccetera. Questo meccanismo che noi abbiamo cominciato ad allargare anche alla prevenzione antisismica, introducendo le zone 1 e 2, per esempio, lo dico a Stefano, non riuscimmo a introdurre la zona 3, che come sai interessava per esempio l'Emilia, soltanto che è un meccanismo parziale, perché vale sulla singola unità immobiliare, no? Ed è chiaro che tu non puoi mettere in sicurezza un appartamento se non metti in sicurezza l'edificio, vale per il risparmio energetico, ma vale ancora di più per il consolidamento antisismico, non vale per le imprese ed è un errore, ma questo sistema può mettere in moto un meccanismo virtuoso che non è solo la necessaria risposta all'esigenza di salvare vite umane, no? Ma è anche una nuova politica economica, perché l'edilizia è il settore in cui noi abbiamo perso più posti di lavoro dall'inizio della crisi, è nell'edilizia che noi abbiamo perso oltre 500.000 posti di lavoro. Se vogliamo creare posti di lavoro è da lì che dobbiamo ripartire, non possiamo farlo sulla vecchia edilizia che consuma territorio e che non ha più neanche mercato, perché la domanda di case nuove costruite è crollata drasticamente. Dobbiamo farlo sull'edilizia di riqualificazione, agire sull'esistente, dove è necessario demolire e ricostruire, dare qualità e bellezza alle nostre città. E siccome gli italiani sono i più grandi proprietari di casa d'Europa e alla casa ci tengono, nel momento in cui i bot vanno a zero, se tu consenti agli italiani di investire sulla casa, ottenendo una casa che è più sicura, risparmia e vale di più, perché le case che hanno questi passaggi varranno sempre di più delle altre case, questa cosa funziona. Allora noi dobbiamo collegare l'azione che voi fate alla prevenzione antisismica a un'idea di economia che attiva anche interessi privati, capitali, legittimi interessi privati, e questo è un processo politico. Noi abbiamo discusso tanto in Italia dell'eliminazione sull'IMU sulla prima casa, io ne capisco il motivo anche psicologico dell'eliminazione dell'IMU sulla prima casa. Segnalo che l'IMU sulla prima casa valeva in media 210 euro a famiglia. Fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1.500-2.000 euro. Ridurre di un terzo quella bolletta, non dico azzerarla, che nelle nuove case è un obbligo europeo a partire dal 2021, segnalo, no? Ma ridurla di un terzo è il triplo dell'IMU in media, per molte anche molto di più del triplo dell'IMU. Allora c'è una nuova politica economica che può effettivamente essere non solo la risposta a domande sociali, ma anche un rilancio forte del punto debole vero dell'Italia, che è il rilancio dell'economia interna. Ecco, l'auspicio che faccio, e voi in questo siete sicuramente alleati nella manutenzione, eccetera, è che l'emozione che ci coglie e la reazione spontanea, positiva che ci coglie, che ci fa dire, dico ci per parlo del Paese, perché parlo della politica, delle istituzioni, dei cittadini, dei giornali, che ci fa dire cose giuste dopo che c'è una tragedia, non si affievolisca, perché oggi affrontare il tema della prevenzione, sia dal punto di vista del dissesto idrogeologico che dal punto di vista della prevenzione antisismica, non è solo un dovere morale e politico, ma è una nuova, importante politica economica per rilanciare il Paese. Grazie ad Ermete Realacci, saluto l'onorevole Gallinella che ci lascia. Ne approfitto per salutare degli amici che ci hanno raggiunto, in modo particolare Salvatore Giacchetti, presidente emerito della Corte dei Conti del Lazio, un amico che accompagna i consorzi di bonifica di tutto il Paese in delle scelte importanti che abbiamo fatto.
Bernardo De Bernardinis, la tua ISPRA l'abbiamo citata n volte, e Oreste Pastorelli, un membro della Commissione Ambiente che ben conosce questo mondo ed è assolutamente impegnato. Da Ermete Realacci, al solito n spunti, andarli a prendere tutti quanti significherebbe ripercorrere un intervento, e questo non è assolutamente l'obiettivo che mi pongo. Però è indubbio che sul tema qualità dei territori, qualità dell'economia e quindi qualità anche della vita dei cittadini di un paese, no, è un tema che è stato toccato da Ermete Realacci in maniera intelligente, in maniera assolutamente provocatoria, io direi assolutamente anche nuova, in quell'approccio appunto che deve appartenere sempre più a questo paese, un paese che deve guardare dritto avanti e non può viaggiare, no, con la testa voltata indietro, e qui dentro, e per questo ti ringrazio. Adesso la parola a Stefano Bonaccini. Siamo particolarmente contenti della sua presenza, della sua disponibilità, e lo siamo per una serie di questioni. La prima, la responsabilità di Bonaccini è quella di guidare una regione leader nel paese, la mia sensibilità, una sensibilità in modo particolarmente agroalimentare, ma credo che poche regioni in questo paese abbiano, no, quel motore fortissimo della rappresentanza che è la tua. Io per ragioni corporative di salutare anche il collega Pastorelli, diciamo. L'ho fatto, l'ho fatto. Siamo laziali, ma avrebbe tirato fuori un cartellino giallo entro un minuto se non lo facevo. E quindi assolutamente. La regione che dicevo leader, la regione che funziona. La regione che funziona. E funziona davvero. Non è una questione di poco conto. Presidente. Ha fatto un richiamo, io lo riprendo non perché ne avesse bisogno quello che ha detto il Presidente, ma è indubbio che noi qualche problema nei consorzi di bonifica lo abbiamo, noi in tre regioni del sud abbiamo problemi seri, sarebbe molto più facile dire no, abbandoniamolo a un destino, credo che l'impegno è poi invece a camminare tutti quanti insieme. Certo ci sono dei problemi legati a scelte sbagliate o a non scelte. E in questo caso no, la conferenza Stato-Regioni e il presidente della conferenza Regioni io credo che possano essere proprio per questo autorevolissime. E poi autorevolissima una presenza perché non sfugge a noi Bonaccini, e poi ti do la parola ovviamente, che il gran lavoro che questi consorzi di bonifica mettono in campo è poi un lavoro che sta dentro quella pianificazione programmatoria di cui parlava con grande puntualità e lucidità Realacci, che ha come terminale senz'altro le funzioni del Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, ma il tramite è la Regione. E quindi la scelta di campo è quella della Regione, e quindi la presenza del Presidente delle Regioni, della Conferenza delle Regioni e di una Regione storicamente ben amministrata, oggettivamente, è una regione che rispetto a degli eventi drammatici li ha superati trasformando, questa me la passate, insomma, una minaccia, un'enorme minaccia subita addirittura in un'opportunità per essere meglio dopo. La tua regione l'ha fatto, siete più belli, avete ricostruito, ricostruito bene. Io credo che un'azienda a cui era caduto un capannone, oggi quel capannone ce l'ha ed è più bello di quello di prima, quindi quell'azienda vale più di prima ed è probabilmente più efficace di prima. Certo è un concetto forte, ma in Emilia l'avete con grande coraggio affrontato. Allora a te Bonaccini un passaggio importante su tutti questi temi. Grazie. Grazie, grazie per l'invito. Proverò, parlando di alcune questioni dell'Emilia Romagna, a volgere lo sguardo anche sul resto d'Italia. La prima cosa, il rischio che con la scomparsa delle province possa introdursi un neocentralismo regionale, c'è tutto. Fatemelo dire a me che sono da anni uno dei più convinti sostenitori che o questo paese riduce i livelli di governo e riforma il suo sistema istituzionale, oppure rischia di continuare a raccontarsi la necessità di fare riforme e poi non le fa mai. Quel rimpallo tra Camera e Senato a cui faceva riferimento Ermete Realacci vale per quell'esempio, ne potremmo elencare, ve ne potrei fornire domattina innumerevoli esempi.
così come i conflitti di attribuzione Stato e Regioni, non nascondiamocelo, sono diventati dal 2001 in poi, io quella riforma la votai, ma in quella revisione del titolo quinto ha avuto tante luci ma anche qualche ombra. E noi abbiamo bisogno su alcune politiche, c'è poco da fare, dalle infrastrutture all'energia, alla promozione del turismo all'estero, parliamo delle tre più evidenti, ha un'idea di politiche nazionali per evitare che il fiore all'occhiello che ognuno di noi si mette quando fa il proprio piano regionale su quell'argomento o va all'estero per promuovere la propria regione diventi un elemento nella globalizzazione di debolezza piuttosto che di forza. Ma detto questo, è evidente che non si può fare senza i territori. Io credo che però vi sia un'opportunità. Se nella abolizione definitiva delle province dovesse passare la riforma costituzionale, poi certo non passasse, c'è un elemento comunque di problematicità, perché oggi non sono più enti di primo grado. Io penso che la si può risolvere con la cosiddetta realizzazione, io le chiamo aree vaste, altre regioni le chiamo in altro modo, cioè cominciare a mettere i territori per omogeneità territoriale insieme per affrontare questioni che una volta venivano affrontate a mo' di campanile che oggi non sarebbero più possibili. Da questo punto di vista io credo che possa essere un'occasione, sia perché semplifichi i passaggi di governo e insieme però terrebbe un livello territoriale di discussione che non sarebbero i 334 sindaci oggi della mia regione, erano 350, abbiamo altri 6 referendum a metà ottobre, altri credo 10 quest'altr'anno per le fusioni dei comuni, su cui io insisto, purtroppo non lo fanno i miei colleghi, è la direttrice di marcia se vogliamo un paese che abbia più forza e non più debolezza per le ragioni che ho appena detto. Bussino però ognuno alla porta del Presidente della Regione la mattina, che allora sarebbe un bel disastro e avremmo sostituito le province con nulla e quindi avremmo creato seri problemi agli amministratori dei territori o a coloro che hanno con le istituzioni, a partire dai consorzi di bonifica, un reale rapporto. Io credo sia stata giusta la riforma che avete messo in atto, che nella mia regione ha portato da 15 a 8 consorzi. Non tutti efficienti allo stesso modo, lo dico io per primo, perché poi gli uomini fanno i ruoli e non viceversa, ma certamente con un grado di efficienza che va riconosciuto e senza il quale noi faremmo molta più fatica a governare alcuni processi di territorio. Faccio un esempio, il terremoto. Terremoto che 2 terremoti, perché furono uno di 5.9 e l'altro di 5.8 a 9 giorni di distanza, il 20 e il 29 maggio del 2012, che colpirono una striscia di terra che, pensate un po', non a caso fu definito il primo terremoto industriale della storia d'Italia, da sola produceva il 2% del PIL. Stiamo tornando lì, eh? Adesso per dare le dimensioni, questo terremoto dell'Italia centrale, ho visto ieri con le ultime stime, siamo a 3.500 assistiti, noi avemmo 42.000 evacuati e una volta fatto dopo mesi il censimento di ogni singola abitazione o appartamento si ridussero a 28.135 assistiti, cioè coloro che non potevano rientrare dove vivevano. Oggi già oltre il 70% vive già nelle proprie case completamente ristrutturate o ristabilite, senza raccontare balle in giro, ci vogliono anni a ricostruire, il Friuli ci mise più di 10 anni. È stata la ricostruzione più esemplare, ma certamente un po' di tempo ci vuole. Credo che la nostra al pari potrà essere accomunata a quella, ho l'impressione, mi auguro. C'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Lì ci fu un problema abbastanza drammatico, che furono colpiti molti nodi idraulici da noi fondamentali. E 2 anni dopo avvenne un'alluvione, perché cedette un argine di un fiume. Se non avessimo avuto i consorzi di bonifica pronti dentro un piano interregionale che facemmo con la Regione Lombardia, per cui vedete che non c'è un problema di colore politico, si riuscì a evitare che ben 8 comuni venissero inondati, ma soltanto 2, che già è un bel problema, però 2 comuni, limitando molto la zona del territorio. Non solo. Una delle prime cose che Errani fece, io credo che nella nomina di Vasco Errani qualche imbecille ha detto problemi di natura, di sistemare problemi in un partito, fosse stato così sarebbe stato
davvero sciagurato e indecente verso il Paese. Credo ci sia una filosofia che si adottò, che rispetto anche a quello che Realacci richiamava, cioè la necessità, ma lo diceva anche Vincenzi, di tutelare l'identità delle nostre comunità, che va oltre le fusioni, si possono fondere i comuni ma tutelarne l'identità lo stesso, è l'elemento di far tornare le persone, così decidemmo noi, così credo si deciderà da quello che leggo, sento, ho parlato con i presidenti di regioni colpite, far tornare le persone a vivere, a studiare, a lavorare, a pregare, a incontrarsi dove lo facevano prima. Perché io credo che a persone già così colpite nella loro intimità, penso non ci sia nulla di più drammatico che vedere, come abbiamo visto, nonni seppellire i nipoti. O se non hai avuto lutti, perdere magari nel crolli tutto quello che avevi, se gli togli persino la possibilità e l'opportunità, qui tra l'altro in zone di montagna, dove il radicamento e l'attaccamento al proprio territorio è ancora più sentito, tu rischi di rovinare per sempre una minima speranza nel futuro a quelle popolazioni. Lì dentro io ricordo che ci furono 26 milioni di euro per ordinanze che Rani fece per 91 interventi provvisionali per ripristinare opere idrauliche danneggiate. Il 90% di quelle le fecero i consorzi di bonifica. Ecco dove un sistema può essere efficiente e funzionare, perché li fecero in fretta, tant'è che già nel 2013, cioè dopo meno di un anno, la quasi totalità era realizzata. Chiaro, deve funzionare la filiera. Su questo, fatemela dire così, vale per le regioni, vale per la sanità, vale per i consorzi di bonifica. È inutile che ci giriamo intorno, non è nemmeno solo un problema di soldi, poi c'è un problema di soldi, ci verrò. Io dico sempre ai miei colleghi, ogni anno è aumentato il Fondo Sanitario Nazionale, quasi sempre negli ultimi 30 anni, a volte anche di parecchie risorse, e deve aumentare e aumenterà anche quest'anno. Ma non è, ma voi avete avuto la percezione che più soldi ogni anno le regioni, pro quota, è aumentato in tutte le regioni la qualità e la quantità dei servizi erogati? Non prendiamoci in giro. Ora c'è un problema che si chiama efficienza, che si chiama cura, che si chiama rigore, che può far risparmiare risorse che poi impieghi laddove ne hai bisogno. Perché ad esempio, a proposito di passare, ed è questo secondo me la vera scommessa vincente o che potrà essere vincente d'Italia sicura, la filosofia, passare da un paese, come Vincenzi diceva molto bene, che è sempre intervenuto in emergenza e che ha fatto pagare un costo già di vite umane, e sarebbe questo già drammatico raccontarlo, e lo è, ma anche in termini socio-economici. E se passiamo a una fase di prevenzione, invece, può dar corso a una serie di interventi, ne ho citato un caso, che a noi quell'alluvione ci permise di risparmiare un sacco di risorse di ripristino successive per le risorse spese in prevenzione prima. Da questo punto di vista, sui consorzi di bonifica, già ci sono alcune regioni, sono commissariate da quanti anni? 26 e che facciamo? Cioè, c'è qualcosa che non va. Io non voglio scaricare su nessuna responsabilità perché non ne avrei le competenze e non è il mio ruolo. Ma io vorrei che noi richiamassimo l'idea di un paese che prima ancora che chiedere più soldi su ogni singola opera che deve fare, dovrebbe provare a guardarsi allo specchio e vedere laddove le risorse sono state sprecate o non gestite. Guardiamo i fondi europei, a proposito del ragionamento giustissimo che sul manifatturiero Realacci faceva. Allora, proviamola a mettere così. Qui sono state presentate una serie di azioni, io conosco quelle della mia regione, ma non ho dubbi le altre siano al pari rilevanti e importanti, che credo abbiano bisogno. Uno, di un piano regionale, regione per regione, con tempi certi di realizzazione. Soprattutto io dico sempre, siccome tutto non si può fare subito, ed è illusorio raccontarlo a partire da me, bisogna che decidiamo coi territori e col rapporto con i consorzi o con le attività anche economiche dei territori, in primo l'agricoltura da questo punto di vista, quali sono quelle prioritarie, dicendo che qualcuna dovrà aspettare. A me pare convincente, me lo sono studiato ieri, il fatto che tutto sommato, conoscendo le mie, sono state indicate davvero per priorità reali, perché poi molto spesso ognuno è anche tirato per la giacca, immagino, da ogni consorzio, eccetera. E io credo che se qui il governo si impegna, in stabilità pluriennali ovviamente, a mettere un chip di risorse, potrebbe innescare un contributo che arriverà anche dal territorio e in parte io credo anche da privati.
Per finire, un ragionamento su come agganciare questo, il tema della manutenzione e della prevenzione, a un nuovo sviluppo sostenibile. Ora, io non voglio convincere nessuno, sono tra quelli che quando mi raccontavano che doveva arrivare la decrescita felice, saremmo stati tutti felici, è arrivata la decrescita e di felici ne ho visti pochi. Per una regione come l'Emilia Romagna, passare dal 3 al 9% di disoccupazione, certo anche col 9 rimani nella parte della classifica a sinistra dove si vincono gli scudetti nel calcio, ma triplicare la disoccupazione quando non ci era abituato per tutto il dopoguerra non è una condizione così banale. Ora, noi abbiamo firmato lo scorso anno un patto per il lavoro con tutte le parti sociali, a luglio, che vale 15 miliardi al 2020, tra fondi europei, nazionali, regionali e infrastrutture, anche con i project finance. Ora, noi abbiamo messo tante risorse sul tema della prevenzione. Edilizia scolastica, qui va dato merito anche al governo, noi su 140 milioni di euro di piano triennale ne portiamo a casa 57 più 19, che fanno 76 dalla legge buona scuola. Il problema è che fare 250, come saranno interventi, alcuni già in corso, di ristrutturazione per fare delle scuole più belle e sicure o farne nuove, basterebbe dire che dai nuovi servizi o fai scuole più belle e sicure. Non è poco in questo paese per le ragioni che dicevi. E il problema è che sono anche 250 cantieri. Io penso che uno dei problemi giganteschi di questo paese è far ripartire le opere pubbliche. Tant'è che il tema del PIL, che rimane allo 0,8, 0,7, 0,9, non lo so, il problema è che non stanno ripartendo le opere pubbliche. E se quando io ero amministratore a Modena, a metà degli anni 2000, facevamo di media, nei 7 anni che ho fatto assessore ai lavori pubblici, 85 milioni di euro di investimenti all'anno, e negli ultimi 5 anni ne hanno fatti di media 10, credo che quello che è capitato lì è capitato in tutta Italia. Allora lì ci sono 3 azioni. Uno è il tema dell'Europa, lì capisco che è dura perché è gigantesco lo sforzo che il governo sta facendo, va riconosciuto, ma se non scomputi dal rapporto deficit-PIL un po' di risorse, io l'ho detto con Katainen, l'ho incontrato a nome delle regioni italiane, l'ho anche invitato, forse viene a fine anno, dico lui per dire Juncker, cioè il piano Juncker, timido, ma ha funzionato per i privati, l'Italia è il primo paese per progetti approvati. Non sta funzionando per niente su quella che doveva essere una linea di finanziamento che metteva in campo infrastrutture, dissesto idrogeologico, edilizia scolastica. Adesso dice che lo raddoppiano, ma a me interessa poco se lo raddoppiano o lo triplicano. Il problema è che se funziona la linea di finanziamento dedicata e tu paese, rispetto al rapporto deficit-PIL, puoi permetterti di spenderli. Poi certo, dopo ogni regione, ogni comune dovrà essere capace di dimostrare di spenderli, ma se c'è la possibilità io mi candido a spenderli e credo anche che li potremo spendere bene. E poi c'è il tema del dissesto idrogeologico, dalla montagna. Allora, noi ci siamo candidati, abbiamo ottenuto 108 milioni di euro, non ancora tutti finanziati, ma sono dentro ai finanziamenti che riceveremo, del miliardo Italia Sicura. Uno di questi si chiama Casse del Baganza, a voi dico un poco, si è alluvionata Parma, a voi dice molto, l'avete letto qualche anno fa, e con le Casse del Baganza su verso la montagna non si allagherà più Parma, 55 milioni di euro. Galletti cita sempre un esempio virtuoso che abbiamo realizzato insieme, che è stato l'intero ripascimento della costa adriatica nel tratto emiliano-romagnolo. Ce l'hanno finanziato l'anno scorso, 18 milioni e mezzo di euro, noi ce ne abbiamo messo 1,5, voi capite l'importanza del turismo da noi, che è una vera e propria industria, sono 47 milioni di turisti all'anno quest'anno, con una crescita imponente, a proposito di puntare sul nostro petrolio, le bellezze, il territorio, la cultura, il patrimonio artistico e... A tempi di record abbiamo attivato 8 megacantieri che prendevano la sabbia dal mare, la rinsabbiavano e contro le subsidenze e le mareggiate abbiamo fatto un intervento finalmente non più come gli anni scorsi tampone o acerotto. Intervento complessivo che in pochi mesi ha permesso quest'estate di avere ripasciato? Vabbè, quella roba lì. Da Cattolica, ultimo comune prima delle Marche, fino ai Lidico Macchesi, ultimo comune prima del Veneto. Però guardate che hanno lavorato delle persone, sono cantieri, cioè sono interventi che permettono da un lato di fare del nostro paese un paese più bello e sicuro, o ricucire delle fratture, dall'altro ti permette anche di creare, di dare ossigeno al lavoro e all'impresa. Sono due cose che si tengono direttamente insieme. E io credo che la vera filosofia vada adesso introdotta in Casa Italia.
questo è il grande progetto, secondo me, per un paese in ritardo, certamente, ma che può lì, anche in un rapporto sinergico pubblico-privato, innescare processi virtuosi che permettano la responsabilizzazione anche poi delle persone che vivono nelle case, che vanno nei capannoni, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultima cosa però, io penso che bisogna avere il coraggio di una svolta urbanistica. Noi il prossimo anno faremo una legge che si chiamerà consumo saldo zero di suolo, per noi è una svolta secca, non vuol dire non costruire più, anzi, credo che abbiamo perso troppi posti di lavoro nell'edilizia, bisogna convincere e spingere e incentivare quel comparto a investire di più sulla bio, su tutto ciò che è bio, ecocompatibile, verso il risparmio energetico. Spero che il governo metta in stabilità alcune misure di fiscali, diciamo, di incentivi fiscali, rispetto a far ripartire un pezzo di quel mondo che in parte è ripartito, in parte no. Se io devo fare una ristrutturazione di risparmio energetico in un condominio, non può essere che 3 che dicono di no bloccano i 10 che dicono di sì. Quindi ci vuole qualche norma che aiuti. Ma detto questo, io penso che noi dobbiamo puntare decisamente sulla riqualificazione e rigenerazione urbana. Noi, lo dico alle altre regioni, probabilmente proveremo, se sarà possibile, credo di sì, mettere una parte di fondi FSC, per quanto i 20 al nord, 80 al sud, e vediamo un futuro un pochino di cambiarlo, ma giustamente abbiamo tenuto conto delle necessità della crescita di questo paese in alcune aree, li potremmo addirittura mettere come elementi di incentivo nella legge per chi vuole, per quei privati che vogliono partire, perché a dire facciamo riqualificazione e rigenerazione urbana per non consumare più suolo vergine, si prendono gli applausi nei convegni, poi però ci vuole per i privati anche una spinta iniziale che dia un incentivo. Io credo che queste cose che ho provato confusamente a dire si tengono assolutamente insieme, perché tengono conto della cura e della tutela del territorio. Guardate, c'è un ritorno all'agricoltura, non credo sia solo da me. Noi non sappiamo come finanziare i bandi europei per gli under 40 che vogliono aprire una nuova impresa agricola. Pensavamo di aver fatto un bando con troppe risorse, ne avevamo la metà di quelle che erano destinate a tutti coloro che hanno partecipato, in particolare anche tante donne. Peraltro il comparto agricoltura, dopo anni di segno meno, sono 2 anni che ha il valore aggiunto più da noi e anche in altre regioni ho visto dell'Italia, anche a livello nazionale. Allora, cura e tutela del territorio, opportunità di un grande piano che tenga conto dei ritardi del passato, io credo che ci possa mettere nelle condizioni di dare una prospettiva, anche di indicare delle priorità a questo Paese. È evidente che io non sono per i soldi a pioggia, il poco a tutti che non risolve i problemi, per questo serve un elemento. Ciao Ministro. Un elemento di premio, e per questo servono le graduatorie di priorità. Però io credo che se finanziati opportunamente i progetti che servono, noi, dicevo Ministro, abbiamo bisogno in questa stabilità di proseguire con il finanziamento a Italia Sicura per le opere rilevanti che non siano più di intervento in emergenza ma in prevenzione. Ho citato poco fa l'esempio che tu porti sempre, quello del ripascimento costiero dalle nostre parti, ma credo anche possano essere una grande opportunità e volano di sviluppo. Dentro questo ragionamento, e ho concluso, io penso che il tema del lavoro che i consorzi di bonifica, indispensabile, inutile che ci giriamo intorno, possono attivare, credo che sia un elemento che dentro a queste possibilità ed opportunità potrebbe trovare un nuovo spazio, anche proprio di passare anche in quel caso dalla sola logica di emergenza a quella di prevenzione. Grazie. Molte grazie a Stefano Bonaccini, un saluto caro, e lo sapevamo, quindi ci ha sorpreso un intervento molto lucido, molto puntuale, è partito dalle azioni di area vasta, che servono anche in qualche modo, no, lì dentro c'è stato messo tutto quel lavoro di ascolto che i consorzi di bonifica possono fare in un nuovo ordinamento istituzionale, no? Con la scomparsa delle province e quella delle comunità montane, passando per attività efficaci, efficienti, per una trasparenza necessaria. Io credo che in maniera molto seria e coraggiosa sia stato toccato il tema della capacità di spendere le risorse. Lo faccio anche questo in qualche modo per
aiutare il Ministro Galletti, che ringrazio davvero per la sua presenza, e prima di dare la parola ad Erasmo D'Angelis, ma perché in un percorso, in un ragionamento che è partito dalle economie dei territori, dalla efficacia delle economie, facendo delle puntate doverose e giuste, no, su quella che è una necessaria flessibilità che l'Europa deve dare, ma poi tramutandola anche in capacità di spese, che sui territori deve essere fatta. Io, mi ha fatto piacere che Bonaccini abbia toccato il tasto che ci sono delle regioni in ritardo che in qualche modo nascondono i problemi. Insomma, quel neocentralismo regionale che è un rischio, se guardo alcune regioni, io lo vedo, se guardo la Sicilia, se guardo la Basilicata, se guardo la Puglia, lo vedo quel rischio frequentato, no? Correre dietro, appunto, quando invece è possibile, appunto, un nuovo sviluppo sostenibile che passa tramite una serie di cose che sono quelle dette, ma passa anche una cura, una tutela del territorio che diventa vettore, no, di economie, di modelli di sviluppo rispetto ai quali questo paese oggettivamente è in grado, no, di essere competitivo, originale e distintivo, quindi non clonabile. Qui dentro, e dentro questa capacità di programmazione e pianificazione di questa cura e di tutela, do la parola ad Erasmo D'Angelis. Oggi abbiamo detto che guardiamo con grandissima soddisfazione il suo ritorno alla responsabilità originale con la quale l'abbiamo conosciuto e ci siamo anche andati a misurare, che è quello di essere responsabile della struttura di missione. Ad Erasmo ha anche il compito di raccontare in qualche modo al Ministro che cosa questa coalizione culturale che rappresentiamo, perché questa è una coalizione culturale, perché ha in testa un medesimo modello di sviluppo, può andare a realizzare. Al Ministro dico una serie di questioni che sono quelle che ascolterà, ma due le voglio dire. Abbiamo più volte citato il Ministro dell'Ambiente, lo potevamo fare per tante cose, ma su due abbiamo voluto sottolinearne, no, un'attenzione per aver colmato dei ritardi del passato, per aver collocato con un messaggio semplice ma chiarissimo, Vincenzi l'ha tradotto e declinato in maniera molto chiara, e poi arrivo a dirlo, ma aver posizionato la sua gestione del Ministero dell'Ambiente indubbiamente in una chiave di lettura, no, di un nuovo modo e di un nuovo modello di sviluppo di questo Paese. Citavo il collegato ambientale nelle parti che riguardano l'intero Paese, ma in modo particolare in quello che riguardano i consorzi. Abbiamo citato quel fondo di progettazione, Ministro Galletti, che può sembrare insufficiente, può sembrare eccessivo, ognuno se lo può connotare come vuole, ma indubbiamente è una scelta, è un'indicazione di percorso e dello sblocco di un nodo che c'era e che indubbiamente è stato eliminato da questa gestione del Ministero e noi non possiamo che prenderne atto. Erasmo D'Angelis. Bene, grazie. Voi per essere qui, saluto il Ministro. Beh, insomma, sia Vincenzi che Gargano, insomma, anche nella presentazione del piano, diciamo, hanno fatto capire bene che con l'ANBI fin dall'inizio la collaborazione non solo è eccellente, ma siamo una casa comune, siamo un'impresa, diciamo, dove loro sono dentro questa impresa a pieno titolo e si lavora gomito a gomito. Il piano è davvero molto interessante perché poi è dettagliato regione per regione e diciamo il claim, la parola d'ordine vostra è quella nostra, cioè non è una spesa, non stiamo parlando di spesa pubblica che poi finisce non si sa dove, ma sono investimenti per la sicurezza di questo Paese, per lo sviluppo economico di questo Paese, per la crescita e per la qualità dei nostri territori. Perché appunto, come è stato detto, la logica che diciamo, ha adottato fin dall'inizio Italia Sicura, ma insomma abbiamo lavorato insieme al Ministro per una svolta, è non inseguire più le emergenze, ma finalmente, diciamo, non fare più i notai che contano le vittime, i danni, ma fare prevenzione strutturale. E quindi prevenzione strutturale significa fare opere, significa mettere al lavoro le persone, significa
aprire cantieri significa anche fare i conti con uno Stato. Ora io mi sono assentato, diciamo, per un anno e un paio di mesi, però ho notato che quei soldi che il CIPE, faticosamente con il ministro abbiamo costruito un piano finanziario eccetera, il CIPE ha diciamo in qualche modo ha deliberato il 24 febbraio del 2015 una spesa per le aree metropolitane, e quei fondi hanno fatto poi un giro tonto tra ministeri, tre o quattro volte alla Corte dei Conti, cioè, insomma sono arrivati solo un paio di mesi fa, quindi ora siamo nella fase della spesa, perché non siamo un paese che quando decide una cosa al giorno dopo arrivano le risorse arrivano magari perché così è lo Stato, e quindi la semplificazione da questo punto di vista è davvero una delle principali opere pubbliche da realizzare. Siamo alla vigilia di una svolta, perché con Casa Italia oggettivamente finalmente questo Paese entra in una fase nuova, che non è una fase diciamo di pianificazione annuale e biennale, è una fase di pianificazione di tanti anni, cioè inizia davvero un lavoro di come dire, di prevenzione a tutto tondo, che ha a che fare con la parte del dissesto idrogeologico, ma soprattutto la sismica, dove noi italiani, a me fa insomma un po' rabbia anche questa cosa ultima delle Olimpiadi, insomma noi italiani siamo bravi in tutto, cioè siamo in grado di fare tutto, siamo arrivati primi su tutto. La sismica, che è una vera tragedia nazionale, che oggi ci vede a metà strada ancora tra l'Afghanistan e il Giappone, perché noi siamo nel mezzo ancora come rischio e come qualità del costruito, abbiamo qualcosa come 5 milioni e mezzo di edifici in aree sismiche che possono crollare, insomma siamo questo paese qui, però siamo stati sempre i primi ad arrivare sulle soluzioni. Quando Stefano parlava, insomma, 1570, terremoto che rase al suolo Ferrara, il duca d'Alfonso, duca d'Este, aveva nella sua corte questo architetto Pirro Ligorio, allievo di Michelangelo, che era lì come antiquario di corte, che è il primo che ha progettato una casa antisismica, grande architetto che ha ricostruito Ferrara con criteri antisismici. 1600-1700 i Borboni al sud hanno dettato delle regole e trasformarono il sud dell'Italia a quell'epoca come un laboratorio europeo di sicurezza antisismica. 1908, dopo la botta che provocò 200.000 morti tra Messina e Reggio Calabria, i Savoia dietro dettarono delle regole: no, non costruite oltre i due piani, strade larghe 10 metri, si costruisce con questi criteri, commissioni tecniche, è successo l'esatto opposto, cioè perdiamo la memoria, un paese che perde la memoria, e quindi ci si ritrova ora a piangere 300 morti, insomma, però siamo anche il paese dove abbiamo un'edilizia diffusa, forte, brava in tutto, però avete mai visto voi una pagina di pubblicità su un giornale di una ditta edile che dice: ragazzi, insomma la vostra casa può crollare, ci pensiamo noi, chiamateci, facciamo il lavoro. Mai, perché questi temi purtroppo, di queste cose ce ne ricordiamo 5-6 giorni dopo un evento, si piange e poi tutto riprende. Invece ecco, la logica di Casa Italia, la logica di Italia Sicura è esattamente questa, cioè innescare davvero un'operazione di prevenzione strutturale, che significa sconti fiscali, che significa appunto bonus a livello di condominio, no? Che questo ha frenato in parte anche tante cose, utilizzare fondi europei, utilizzare l'ANAC, perché si tratta anche di mettere in sicurezza la legalità, e quindi anche questo, e di modernizzare il paese, di metterci anche tutta la parte di modernizzazione, dalla banda larga che se non arriva nei paesi di montagna, evidente, insomma, non fai azienda, no? Le periferie e tutto quello che c'è. Allora, noi siamo a un punto di svolta anche con l'ANBI, perché voi avete 150 anni di storia alle spalle dall'Unità d'Italia, mi sono riletto
articolo 657 del Codice Civile 1865, poi la legge Serpieri 1933, poi 1972 il passaggio alle regioni. Ecco, ora davvero bisogna immaginare quella svolta di cui parlava Stefano, cioè gestire quello che c'è da gestire nelle regioni dove davvero c'è un ritardo e ci sono situazioni di commissariamento che vanno avanti da troppi anni, e dovete diventare sul serio ovunque in Italia il braccio operativo dello Stato, punto, non c'è discussione. E questa, diciamo, questo piano, questo vostro piano entra nella rete nazionale, nel piano nazionale. Poi facciamo anche delle verifiche per incrociare i progetti, capire cosa c'è già dentro il piano nazionale, che è composto da oltre 9.000 opere e interventi. Se non ci sono, li mettiamo lì dentro, no? E facciamo un'operazione di fattibilità, perché non è un problema di risorse, è un problema davvero di pianificazione, di progettazione, perché su 9.000 opere che oggi abbiamo nel piano, diciamo, quelle esecutive sono più o meno il 5%, ci dà l'idea anche del ritardo nelle progettazioni, per tanti motivi. Però, ecco, voi dite sono già esecutive, sono già opere cantierabili, insomma facciamo una verifica, inseriamole in questo contesto. Bisogna avere un unico piano, controlli e si lavora. Bisogna aprire cantieri, punto. Bisogna mettere gente a lavorare, perché siamo un paese, lo diceva prima molto bene Vincenzi, cioè siamo un paese artificiale. L'Italia non è un museo, non è mai stato un museo. Non siamo nella strip di Walt Disney, no? Cioè questo paese mummificato. Siamo un paese dove davvero la natura non è mai stato qualcosa di statico, di concluso, di definitivo, ma è stata una costruzione che ha incrociato tante cose, effetti climatici, la fisica, la geologia, la meteorologia, ma soprattutto il lavoro dell'uomo, perché questa Italia l'ha modellata l'uomo. Ogni paesaggio è un paesaggio costruito, è un sistema culturale ancora in movimento, perché si continua a costruire. Una volta, un tempo c'erano le foreste, oggi abbiamo, non so, le pinete, oggi, insomma, l'uomo ha fatto, abbiamo anche le cementificazioni, ma insomma l'ambiente è stato in qualche modo incorporato nella storia, no? E abbiamo oggi due notizie, una molto positiva e una in parte negativa, stesso tema, e cioè partiamo da quella buona, che è un imprevisto naturale storico, perché nessuno l'aveva previsto. Noi abbiamo sempre raccontato negli ultimi 30, 20 anni, eccetera, l'Italia come un paese sempre più povero di verde. Invece nel frattempo è successo esattamente l'opposto, e cioè siamo di fronte ad una rivincita dei boschi e ad una ripresa della ricchezza di biodiversità che è straordinaria, che è sorprendente, perché abbiamo aumentato negli ultimi 20 anni più o meno il 20% di superficie boschiva, no? È il raddoppio rispetto al dopoguerra. Penso, se non sbaglio, negli ultimi 500-600 anni non abbiamo mai avuto una dotazione di verde come in questo momento. Quindi siamo un paese dove la biodiversità e il verde negli ultimi 20-30 anni ha avuto una crescita impressionante. Questo perché ovviamente, e questa è, diciamo, la cattiva notizia, questo processo di rimboschimento è avvenuto soprattutto a danno dell'agricoltura, che man mano che lo spazio dell'economia rurale si riduceva, è evidente che si inselvatichiva tutto. Quindi, diciamo, oggi abbiamo in parte c'è stata una trasformazione del suolo in suolo urbano, no? In parte quella, però in grandissima parte oggi abbiamo fuori controllo, abbandonata, non più governata, gran parte delle nostre montagne. Quindi abbiamo una situazione di invasione di vegetazione, di
non gestione di reticolo urbano minore, insomma, che crea rischi poi a fondo valle, no? E quindi questo è un problema, è diciamo uno dei nodi che dobbiamo affrontare, perché come diceva Manlio Rossi Doria nel 1946, la morte degli insediamenti umani in montagna potrebbe significare l'inizio di grandi rovine nei luoghi dove le attività umane si esercitano e si concentrano. 1946, quando le popolazioni man mano già lì scendevano a valle, no? E quindi poi insomma solo più o meno in un terzo dei comuni oggi si fa manutenzione, nel resto, nel 70% dei comuni questa non c'è più, no? Per tanti motivi, anche qui, patti di stabilità e cose eccetera, però abbiamo una situazione davvero a rischio. Allora, la manutenzione permanente o diventa una fissazione nostra permanente oppure non ne usciamo. Quindi per questo è importante il piano, per questo sono importanti le risorse che già oggi sono state messe a disposizione, ad esempio dal Ministero dell'Agricoltura, perché 1,8 miliardi non è cosa da poco per le manutenzioni nelle aree di montagna. Per questo bisogna appunto immaginare probabilmente anche altre risorse oltre a quelle che diciamo sono state programmate per la riduzione dei livelli di rischio di dissesto, che sono oltre 7 miliardi nei prossimi 7 anni, ai quali dobbiamo sempre aggiungere 2,7 miliardi che noi trovammo nel 2014 non spesi e che si stanno trasformando quasi tutti in cantiere. Quindi insomma in 7 anni noi dobbiamo spendere qualcosa complessivamente come oltre 10 miliardi di euro, e questa diciamo è davvero l'impresa che abbiamo di fronte. È un'impresa che va realizzata ovviamente insieme a voi, insieme in tante regioni siete già dentro i piani regionali, no? Quindi diciamo da questo punto di vista c'è un passo avanti importante, però i vostri 7-8 mila dipendenti sono quelli che devono davvero fare la differenza in tanti territori, perché non è possibile gestire una condizione di rischio. Siamo tra i paesi industrializzati ancora con un livello di rischio diciamo così insopportabile. Quindi io davvero vi ringrazio per questo piano. Quello che posso dire appunto insieme al Ministro Galletti, faremo le verifiche che bisogna fare insieme all'autorità di bacino, alle regioni, alla protezione civile, e lavoriamo davvero gomito a gomito come sistema. Ci siete già dentro, quindi non abbiamo nemmeno tante difficoltà, e vi ringrazio. Beh, credo che alla fine debba ringraziare Erasmo D'Angelis per le belle parole. Un po' si è divertito, secondo me Erasmo ha giocato, ci ha dimostrato tutta la sua grande cultura di territorio e di storia dei territori e di manutenzione lo stesso. Ma questo gli è servito, credo, per arrivare a quelle conclusioni che ha fatto. Che è quella che la manutenzione ordinaria, che in questo paese è diventata straordinaria, deve diventare in qualche modo un'espressione che ci caratterizza. Io credo che noi lì dentro in qualche modo ci siamo, se siamo tutti insieme. Questo oggi è il messaggio più forte che emerge. Rispetto a un termine che è prevenzione del rischio, da un lato, quindi con regole, con comportamenti, con scelte forti, più volte da tutti è stata citata la legge sul consumo del suolo, anche se con dei distinguo. Dall'altra parte un piano di manutenzione, di mitigazione del dissesto idrogeologico come strumento di una filiera che serve senz'altro ad offrire le necessarie sicurezze ai cittadini, senz'altro per offrire le necessarie sicurezze alle imprese, ad investitori privati, ma serve all'occupazione e serve a un nuovo modello di sviluppo sostenibile. E qui dentro, io credo che dentro questi concetti che
spero aver riassunto in pochissime parole, perché nel ruolo di moderatore, che Mauro Grassi che non torna, quindi qualche problema ce l'avrà nell'individuare quella che è la sua missione, ma insomma questa voleva essere semplicemente una battuta per un sorriso. Oggi noi affidiamo al Ministro, che su questo non solo si è cimentato, ma si è cimentato credo sulla nostra materia, solo di quello ho titolo a parlare, però si è cimentato in maniera fortemente positiva, più volte questo l'ho detto, credo che gli affidiamo, no, il compito di essere in qualche modo Ministro, il coordinatore, la punta più alta di questa filiera, per cui le do la parola. Grazie in particolare all'Ambi, a Vincenzi e a Gargano per aver organizzato questo incontro di oggi. Siamo fra addetti ai lavori, quindi se voi me lo consentite darei poco spazio alla politica, diciamo, non devo prendere voti qua, e starei invece più sulle cose concrete. Allora, io sono ministro da 2 anni e mezzo, non posso venire qui a raccontarvi quello che voglio fare, ma devo venire qua davanti a degli operatori del settore a dire a che punto siamo rispetto a quello che avevamo detto 2 anni e mezzo fa, se no rischiamo, come si fa spesso in politica, ogni volta di ripartire da zero, no? Dobbiamo fare. Questo in particolare in questo settore, questo rischio è molto forte, no? Ogni volta che noi abbiamo un'alluvione o abbiamo un terremoto ci ritroviamo tutti e diciamo dobbiamo incominciare a fare più prevenzione, maggior manutenzione del territorio, va bene dirlo in quelle occasioni, ma poi ci vuole il momento in cui si inizia a farlo. Il momento in cui abbiamo iniziato a farlo è 2 anni e mezzo fa, perché noi abbiamo messo la manutenzione del territorio come priorità di questo governo e l'abbiamo fatto come scelta morale, perché dal punto di vista politico è inutile che ce lo ridiciamo di nuovo, quella scelta lì non ha mica tanto senso, perché come dimostrano questi 2 anni e mezzo, l'attività che noi abbiamo fatto non è un'attività che ci ha dato molta visibilità o molto consenso, perché è un'attività che viene svolta prevalentemente all'interno delle stanze dei ministeri, che viene svolta con la collaborazione, questo sì, di molti enti, ma che non viene percepita dalla pubblica opinione, dai cittadini, perché, come abbiamo sempre detto, perché si veda richiede tempi molto lunghi e c'è poco da fare, questi interventi alla politica piacciono poco, perché io non sarò il ministro che andrà a inaugurare la fine dei cantieri che ho invece contribuito a far partire, non sarò io, sarò contento da casa mia quando vedrò il ministro di allora che andrà a tagliare quel nastro, potrò dire a me stesso, perché la politica non è mai riconoscente, non penso che il ministro di allora mi ringrazierà, ma potrò dire ai miei figli, guarda, io almeno in parte ho contribuito a fare quell'opera e mi basta quella parte lì. Che cosa abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo? Abbiamo agito su quei 4 punti che avevamo detto, governance, semplificazioni, programmazione e reperimento delle risorse. Io per la governance sono molto contento, e la riunione di questa mattina lo dimostra. Noi abbiamo fatto della prevenzione in campo di manutenzione del territorio un grande tema, chiamando tutti gli attori principali a collaborare. E il vostro piano di questa mattina, e vi ringrazio per questo, lo dimostra. Voi oggi siete un attore importante nel nostro progetto di manutenzione del territorio. Partecipate ai nostri tavoli, partecipate al tavolo del Ministero, il Ministero a sua volta collabora con Italia Sicura e collaboriamo tutti insieme con un unico obiettivo. Guardate che non è cosa da poco, perché aver messo a sistema tutti, penso ai geologi, penso a voi, penso a tutte le associazioni che si occupano di questi temi, anche le associazioni ambientaliste, insieme, i sindacati pure, no? Abbiamo fatto l'accordo, tutti insieme per raggiungere un obiettivo, è già un passo importante, perché il Paese dice, riconosce una priorità propria, una priorità per tutto il sistema, e questo permette di lavorare meglio. Sul tema della governance però la grande novità, permettetemelo di dire, è la riforma delle autorità di bacino, dei distretti. Passare da 35 a 7
avendoli rivisti anche dal punto di vista funzionale, secondo me porterà al sistema un grande vantaggio, un grande vantaggio. Vedo qui il dottor Puma, che è grande esperto di autorità di bacino, che devo ringraziare anche per il lavoro che ha fatto, un'autorità di bacino importante per il nostro paese, e credo che quella riforma ci darà dei benefici molto forti. Non è stato facile, perché tagliare gli enti in questo paese non è una cosa da poco, si va sempre intorno a dei poteri consolidati. Devo dire che c'è stata molta maturità anche da parte del settore ad accettare e a contribuire a varare questa riforma. Era 20 anni che questa riforma aspettava, il decreto è già pronto, noi partiremo operativamente fra qualche settimana con la nomina dei nuovi responsabili, della nuova governance delle autorità di bacino. Insieme alla governance, a cavallo fra governance e semplificazioni, metto quello che abbiamo fatto nel 2014 con lo sblocca Italia, cioè abbiamo rivisto i poteri dei presidenti delle regioni, nominandoli commissari straordinari, cioè con poteri straordinari per quanto riguarda tutto il dissesto idrogeologico. Ma visto che nella manutenzione del territorio io non metto solo le opere del dissesto idrogeologico, ma metto anche la depurazione e le bonifiche, perché fanno parte integrante della manutenzione del territorio, potrei aggiungerci anche le discariche abusive, ma per adesso lasciamole da parte un attimo, ci metto le depurazioni e le bonifiche. In questi anni abbiamo fatto molte regole di semplificazione per quanto riguarda le bonifiche, per quanto riguarda anche le depurazioni, perché quel sistema aveva dei blocchi molto forti. Quindi io credo che con le semplificazioni ci siamo messi avanti. Poi il sistema andrà tarato, perché le semplificazioni, quando le vai a fare, hanno sempre un doppio taglio, perché è facile dire semplifico il sistema, ma le semplificazioni vanno sempre accompagnate da un altro valore che è altrettanto importante, che è quello della trasparenza e della legalità di quello che si fa, no? Quindi non è così facile dire semplifichiamo, perché la semplificazione portata all'eccesso può causare dei danni sull'altro fronte, che è quello appunto dell'illegalità e anche della trasparenza e dell'assicurazione della concorrenza per il mercato. Quindi ci vuole una semplificazione adeguata, non semplice da fare. Credo che abbiamo incominciato un percorso in questo senso virtuoso. Programmazione. Sulla programmazione io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in tutti e tre i settori, bonifiche, depurazioni e idrogeologico. Per la prima volta abbiamo lavorato insieme, gli stakeholder che ricordavo prima, tutti insieme per fare un piano vero, piano vero che non è la fotografia statica della situazione italiana, una fotografia in itinere che potremmo rivedere insieme, ma che oggi abbiamo fatto anche con un contributo importante delle regioni, definendo le priorità. Attenzione, abbiamo definito le priorità, sì, ma non con criteri nuovi, criteri scientifici nuovi, che abbiamo stabilito insieme e che secondo me ci hanno dato una buona fotografia, e ne abbiamo aggiunto uno che per me è fondamentale, che è quello dello stato di avanzamento della progettazione. E qui vengo alle risorse. Io lo so, mi dispiace, sono un ministro anomalo. Io sono un ministro che oggi mi dice non ho bisogno di soldi. Esistono anche questi in Italia, no? Soprattutto alla vigilia di una legge di stabilità. Perché guardate, non ho i soldi, non ho le risorse, in certi casi, come in questo, rischia di essere una grande scusa. Non ho le risorse, quindi non posso fare. È la cosa migliore. Perché le risorse te le devono dare gli altri, io non ho certo un ministero importante, ho un ministero che di spesa corrente fa 653 milioni, quindi un piccolo comune italiano per dirvi, ma neanche sulla parte corrente ho bisogno di soldi. Non ho bisogno di soldi neanche sulla parte investimenti, perché noi in questi anni abbiamo trovato molte risorse, poi vale la regola come in tutte le famiglie che più ce n'è meglio è, no? Però i soldi bisogna anche stare attenti, soprattutto quando non sono tuoi, a come li spendi. Poi coi figli vale la regola che se gliene dai troppi li educhi male, quindi ogni tanto anche
avere un giusto calibro, no, delle risorse, anche se ne hai molti, è giusto. Però non è il nostro caso. Noi abbiamo, secondo me, oggi le risorse giuste. Perché abbiamo le risorse giuste? Perché abbiamo avuto, proprio perché abbiamo fatto una priorità di questa vicenda, della manutenzione di questo tema, della manutenzione del territorio, abbiamo avuto molte risorse. Aiutati anche, adesso bisogna dirlo con molta trasparenza, da un altro fatto, che essendo in alcuni casi, mi riferisco in particolare alle bonifiche e alle depurazioni, soggette ad infrazione UE, soggetti vicino ad infrazione UE, è chiaro che se vogliamo evitare l'infrazione UE dobbiamo intervenire con forza e subito. Quindi nella ripartizione di alcuni fondi anche questo criterio ci ha aiutato ad ottenere delle risorse. Allora, per l'idrogeologico, noi, sapete, abbiamo firmato insieme alla cabina di regia un lavoro di squadra fatto molto bene, Italia Sicura, abbiamo, scusate, permettetemi di intanto salutare De Angelis che torna con noi dopo un anno e mezzo e sono contento, ma non perché non abbia lavorato male con Mauro Grassi, perché riacquistiamo una forza in più, quindi questo è importante. Dicevo, noi a ottobre dell'anno scorso, ottobre-novembre non ricordo, firmammo con le regioni gli accordi di programma per 800 milioni, incominciando a finanziare le opere più importanti nelle grandi città metropolitane. A queste, come ricordava Erasmo da prima, si aggiungevano ancora risorse ferme dal 2000 agli accordi di programma 2010 e al 2010 antecedenti. Quindi parliamo di 2 miliardi di risorse che erano lì e che non venivano spese. Quindi abbiamo ridestinato quelle, abbiamo questi 800 milioni, abbiamo preso sui fondi CIPE altri 300 milioni per, sempre per il dissesto idrogeologico, abbiamo il finanziamento BEI che potrebbe arrivare a conclusione da qui a breve con altri 500 milioni, quindi non mi sento di dire che ci mancano le risorse. Che cosa ci manca? Ci manca la spesa di queste risorse. Allora, io sinceramente... penso che Bonaccini l'abbia, il presidente Bonaccini in qualità di presidente della conferenza Stato-Regioni l'abbia ricordato prima, io mi aspetto che queste risorse a questo punto vengano spese immediatamente, cioè io oggi non voglio più andare a chiedere risorse, voglio vedere i cantieri, il mio problema è quello oggi, per vedere se tutto quello che abbiamo fatto in questi anni ha funzionato, bisogna che oggi noi andiamo a fare le gare e inaugurare i cantieri, fare le gare e inaugurare i cantieri. Non c'è più neanche la scusa che non ci sono i soldi per la progettazione. I 100 milioni per la progettazione nel collegato ambientale a febbraio abbiamo già il decreto pronto, penso sia già stato pubblicato fra l'altro, quindi è già operativo. Guardate, per un ministero fare un decreto attuativo non è una cosa così semplice, l'abbiamo fatto nei tempi stabiliti, l'abbiamo pubblicato, è lì. Quindi ci sono i soldi per la progettazione, abbiamo finanziato opere in stato avanzamento di esecuzione, io mi aspetto di andare ad aprire i cantieri. Abbiamo già degli esempi virtuosi, no? Il 29 di questo mese saremmo a tagliare il nastro per l'apertura dei cantieri del secondo lotto del Bisagno, che è già uno dei nodi strategici più importanti di questo paese. Mi dicono che il Seveso sta avanzando con celerità. Abbiamo avuto dei casi silenziosi che sono andati bene, mi dispiace che non ci sia più il presidente Bonaccini. In Emilia-Romagna avevamo in quegli accordi avevamo previsto 20 milioni per il ripascimento della costa. Glieli abbiamo dati a novembre, a dicembre sono cominciati i lavori, a maggio-giugno i lavori erano finiti, quei 20 milioni sono stati spesi. Cos'è successo? Che ad aprile è venuta la mareggiata che era venuta 2 anni fa. E non ha fatto i danni che ha fatto 2 anni fa, non ha fatto niente, perché dal momento che avevamo fatto i lavori di ripascimento, quel lavoro è servito a evitare che la mareggiata danneggiasse Cervia, Milano Marittima e un'altra serie di paesi. Devo dire con molta onestà che sono venuti in delegazione a ringraziare al Ministero, che non è di poco conto, no? Per quell'intervento, perché si sono resi conto che se non ci fosse stato quello alla vigilia della stagione estiva, quello sarebbe stato un problema. Poi, se malauguratamente ci fossero stati anche dei feriti o delle vittime, quell'intervento ce lo siamo ripagati 1000 volte, perché una persona morta non ha valore, no? Quindi siamo riusciti a contenere quello. Quindi abbiamo già degli esempi virtuosi. Io mi aspetto però
che tutte le regioni incomincino a lavorare seriamente su quei fondi e incomincino ad aprire i cantieri. Poi è chiaro che i cantieri hanno bisogno di tempo, che queste risorse che abbiamo messo a disposizione non esauriscono ancora il problema, che abbiamo bisogno di una progettazione sempre migliore e le linee guida che abbiamo fatto e che stiamo andando anche con Italia Sicura a illustrare in tutta Italia ci daranno un contributo essenziale per avere una progettazione migliore a passo con i tempi. Si può fare sempre meglio, tenderemo a fare meglio, però oggi il problema che abbiamo non è quello nell'idrogeologico, non è quello di trovare delle risorse, ma di spendere bene quelle che abbiamo. E lo stesso criterio, la stessa cosa, vale anche per le depurazioni e le bonifiche. Le bonifiche dei SIN sono fatti miei, mi assumo io la responsabilità perché tocca a me. Stiamo portandole avanti, abbiamo, ripeto prima, semplificato il sistema, abbiamo un sistema di monitoraggio molto chiaro che stiamo portando avanti con molta determinazione. In alcuni casi i risultati si vedono già, in altri casi stentiamo di più, ma abbiamo intrapreso una strada buona. Le depurazioni, io sono molto preoccupato. Sulle depurazioni e sulle bonifiche che non sono siti di interesse nazionale sono preoccupato. Anche qui non per mancanza di risorse, perché noi abbiamo avuto al 4 di agosto, ma avevamo già delle risorse, dal 4 di agosto abbiamo avuto più di 1.600.000.000 per bonifiche e depurazioni. Quindi le risorse ci sono anche per quello. Il problema è di farle e io qui lo dico con massima determinazione, guardate. Allora, visto che qui non si scherza più, perché quando parliamo di depurazioni in particolare, parliamo dei nostri mari, della salute dei nostri cittadini e parliamo di un rischio infrazione UE serio, avviso ai naviganti, lo dico con chiarezza a tutti, coloro che non mi dimostreranno nei fatti di andare avanti con celerità nella spesa di quei soldi saranno commissariati. Ci metto la faccia io, ma non permetterò che il nostro paese vada in Europa a dire non abbiamo fatto le depurazioni, perché non voglio né prendere delle multe, come già ci è capitato in altri casi, né voglio esporre al ridicolo il nostro paese, perché noi siamo un'eccellenza in campo ambientale a livello europeo, perché siamo un'eccellenza in tanti campi e dobbiamo essere un'eccellenza in tutti i campi. Non possiamo permetterci più di avere delle infrazioni per temi che riguardano l'ambiente. Quindi su questo sarò determinato. Ho già mandato varie lettere di fida ai comuni che stanno dimostrando di non essere nel timing che si erano dati per portare avanti le depurazioni. Andrò avanti con molta determinazione su questo. E guardate che non è una scelta facile questa, perché il mio ministero non è un ministero che governa questi processi. Il mio ministero nasce, così come stabilisce la legge, per regolare e controllare, non per gestire. Quindi ogni volta che io mi metto a gestire qualcosa, la fatica non è piccola e anche il rischio non è piccolo. Il sistema migliore sarebbe dove ognuno fa bene il suo mestiere. Quello è il sistema che dà il massimo risultato, perché ogni qualvolta uno va a fare il mestiere di un altro ci può mettere l'impegno che vuole, ma non è che lo fa proprio al 100%. Quindi il commissariamento in campo ambientale deve essere l'estrema ratio sotto questo aspetto. Quindi io, se devo fare il riassunto di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, sono, ma detto da me forse non ha molto senso perché sono il ministro, quindi in qualche modo sono il responsabile, però se voi mi chiedete con onestà vi dico sono al punto dove credevo di essere, dove volevo essere, nel senso che abbiamo messo su un lavoro serio. Poi abbiamo un lavoro enorme ancora da fare, no? Che è quello che ho ricordato prima, incominciare a spendere queste risorse, nel tempo trovarne delle altre, avere sempre una pianificazione migliore, migliorare ancora la progettazione. Guardate, questo a me preoccupa molto perché siamo di fronte a un'era proprio geologica importante, no? Cioè, oggi la progettazione di qualche anno fa
soprattutto in campo idrogeologico, non ci va più bene, perché ormai gli eventi alluvionali estremi sono così frequenti che richiedono opere completamente diverse da quelle che ci potevamo immaginare qualche anno fa. Quindi abbiamo anche un problema di adeguarci noi, abbiamo nuove tecnologie, penso alle bonifiche, alle depurazioni, di cui dobbiamo approfittare e dobbiamo svilupparne noi. Noi dobbiamo essere all'avanguardia nella tecnologia dell'acqua, perché noi ne abbiamo molta di acqua e quindi dobbiamo anche trattarla bene, saperla trattare con nuove tecnologie. E qui è importante il messaggio che voi mandate, a cui io tengo molto. Tutto questo è vero, è protezione dell'ambiente e dobbiamo farlo, ci mancherebbe altro, ma è anche una grande opportunità e leva economica di investimenti sul territorio, quindi di posti di lavoro e, io ripeto, anche di tecnologie nuove. Paradossalmente, più grande è il problema, più sei obbligato a sviluppare tecnologie per far fronte al problema che hai, trovare soluzioni di avanguardia. A Taranto, ad esempio, sta crescendo una squadra fra università, commissario governativo, enti locali, che sta sviluppando tecnologie sulle bonifiche e sulle depurazioni, molto importante, a cui io do molta importanza e credo che possa diventare un punto di eccellenza per l'Italia e per l'Europa. Dobbiamo investire anche lì, e questo è un altro dei punti su cui io ho insistito molto in questi 2 anni e mezzo. Ieri abbiamo presentato come governo Industria 4.0. Quel passaggio è importante per il Paese, perché si parla di defiscalizzazione di investimenti, defiscalizzazione della ricerca, si parla molto di formazione universitaria, di centri di eccellenza, ma è importante anche per un'altra cosa. Nella presentazione di ieri mattina, io e Calenda eravamo a sedere vicino, c'era anche il ministro Poletti del lavoro, della ricerca e sviluppo Giannini, dell'agricoltura, ma io lì ero la matricola a quel tavolo, perché l'ambiente non è mica mai stato al tavolo con lo sviluppo economico, perché anzi nel dire comune l'ambiente è contro lo sviluppo economico, finora noi l'abbiamo visto così, ma lì eravamo insieme, perché nell'industria 4.0 c'è una grande parte ambientale, per la prima volta si riconosce che tutti coloro che fanno ricerca e sviluppo sull'acqua, sulla economia circolare, che introducono macchinari che hanno una valenza ambientale sia nello sviluppo energetico nello sviluppo energetico, chiamiamolo così, sia nell'introdurre elementi di economia circolare nella produzione, hanno un valore superiore agli altri, proprio perché da una parte sviluppano l'ambiente, tutelano l'ambiente, dall'altra parte sono una grande risorsa per il Paese e per il futuro del Paese. Allora, io credo che oggi sia stato importante per il contributo che voi avete dato sotto l'aspetto propositivo. Io, condividendo la velata critica che faceva Erasmo sull'Ambi, ma ne abbiamo avuto più volte modo di parlare, credo che voi oggi siate uno degli interlocutori, alla pari di tanti altri, importante per il lavoro che noi stiamo facendo. Credo che se continueremo a lavorare insieme potremo ottenere dei risultati ancora più importanti di quelli che abbiamo ottenuto oggi. Grazie. Io direi, che poi se il Presidente ovviamente vorrà chiuderla, tocca a lui. Per oggi chiudiamo questa giornata dandoci a ognuno di noi stessi, avendo qualche certezza in più. Allora, intanto saluto quegli amici che hanno avuto la pazienza, la bontà di stare con noi. Ovviamente saluto tutti voi, ma poi ci arrivo alla classe dirigente di Consorzio. Ma soprattutto salutare l'onorevole Pastorelli, Bernardo De Bernardinis, Francesco Puma, Salvatore Giachetti, e ho spiegato chi è, l'amico Emilio Gatto e Mimmo Mancusi, e poi sicuramente quelli che ho dimenticato. In qualche modo parto dall'ultima espressione del Ministro, da una delle ultime.
racconto quello che abbiamo fatto, e perché questo dà il senso, no, di un sistema, di una rete in movimento. Questo è il concetto più bello. Noi siamo un sistema, una rete in movimento, non siamo ingessati. Abbiamo voluto un cambiamento, lo abbiamo saputo frequentare al nostro interno dal punto di vista, siamo semplificati, e questa sfida poi l'abbiamo portata ai nostri straordinari collaboratori, figure che ci hanno consentito di presentare questo piano e che hanno consentito e agevolato chi ha avuto il coraggio delle proprie responsabilità e quindi delle scelte. E delle scelte sono state fatte, le scelte sono quelle della prevenzione, le scelte sono quella della manutenzione, le scelte sono quello di esserci presentato come un sistema. Non c'è Bonaccini, ma credo, no, che il suo ragionamento sia rimasto nella testa di tutti quanti noi, e lì dentro, no, c'è anche, non credo di poter concludere così, ma certo che quando il Ministro dice da matricola, no, sono entrato in un tavolo dello sviluppo economico, l'ha detto il Ministro, lo ripeto, semplicemente io credo che lì dentro invece ci sia la grande consapevolezza da parte del Ministro dell'Ambiente di essere portatore di un messaggio di sistema, di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. È qui dentro che si collocano questi consorsi, è qui dentro che si colloca il nostro piano. Io credo che qui dentro ci sia anche quella capacità di contaminarsi, che quegli amici, anche loro straordinari professionisti, ma che indubbiamente, saluto anche Giovanni Mendoni, Giovanni ti chiedo perdono per non averlo fatto prima, di quegli amici che indubbiamente operano in contesti territoriali più difficili, no? Neocentralismo regionale l'ha chiamato Bonaccini. Beh, quegli amici, quei dirigenti della bonifica, io credo che alla fine saranno anche in grado, auspico, di lasciarsi appunto contaminare da tutto quello che oggi, no, è emerso e saperlo trasportare sui propri territori. Parola d'ordine, l'avete sentita da tutte le parti, è aprire, inaugurare cantieri. Io credo che questo sia il nostro mestiere, sappiamo farlo e sappiamo farlo bene, sappiamo farlo con trasparenza, e su questa sfida ci diamo appuntamento al prossimo anno, sempre in movimento. Grazie.